diceva che alla scuola mancava la libertà e i mezzi, ma a noi manca anche un ministro della scuola. La signora Azzolina non può essere ministro, ha detto Salvini. A Roma serve un sindaco, ha aggiunto. Il neo segretario generale della UIL per Paolo Bombardieri si è rivolto a Confindustria. È ora di rinnovare i contratti, tutti privati e pubblici, di cominciare a discutere della riduzione dell'orario di lavoro a parità di trattamento economico. Queste le sue parole, perché noi pensiamo se effettivamente vogliamo... Tra pochissimo live con Bar Sport. Arriveranno anche i nostri ospiti di oggi e seguiremo insieme l'andamento della gara di Serie A Juventus-Torino. Lo sport in chiusura, calcio e Serie A, trentesima di campionato, alle 17:15 inizia con il derby di Torino tra Juventus e Granata, poi a seguire Sassuolo-Lecce e Lazio-Milan. Domani tutte le altre partite, tra cui Napoli-Roma, big match alle 21:45. È tutto dalla redazione, buon pomeriggio. Ora dovresti sentire perché mi ha detto che ha sistemato tutto. E allora buon pomeriggio cari radioascoltatori, benvenuti al primo appuntamento con Bar Sport qui su Radio Studio 2, questo nuovo contenitore che appunto seguirà il campionato di calcio, di Serie A e anche campionati esteri, campionati cose. Io direi che iniziamo proprio benissimo, ma vi dico anche che anche oggi con me, come potete vedere anche nella live, si vede, ci vediamo piccolissimi oggi, ma perché vi permettiamo di vedere anche l'evoluzione della gara che seguiremo oggi, che è Juventus-Torino. C'è Matteo Bonanno e tra poco dovrebbe arrivare buonasera, anche un altro ospite. Salve, ciao, salve. Ciao Matteo, dai parla così vediamo com'è il microfono. Allora, finalmente oggi, prima puntata di Bar Sport, parleremo di calcio. Già l'abbiamo detto, seguiremo insieme Juventus Torino, parleremo di motori perché da domani riprende la vera e propria Formula 1, ci sono state le qualifiche fino a poco fa, ci sono state appunto finalmente dopo tanto tempo. Ora io non ho visto i risultati, non ho avuto manco il tempo di sistemarmi un po' le notizie, quindi oggi sarà proprio a come viene prima. Come vedete anche nella diretta, alle 17:15 partirà il derby della Mole. Oggi partiamo proprio col botto con questo nuovo format, con questo nuovo programma. Juventus Torino alle 17:15 hanno messo oggi proprio, ci hanno fatto il favore di dire no, Giuseppe Russo deve presentare Bar Sport, esatto. e quindi niente, gli diamo il ben servito. Allora io direi di ascoltarci nuovamente questa, cioè un altro po' di questa canzone, così noi ci organizziamo un pochettino.
perfetto, le idee. Anzi, la riascoltiamo, ne ascoltiamo un'altra. Ne ascoltiamo okay. un'altra. Stiamo aspettando l'inizio della partita. Tra poco vi diremo anche le probabili di questo match. No, le probabili, le formazioni ufficiali. Certo, anche perché manca. Un quarto d'ora, oggi abbiamo iniziato prima, dovevo iniziare alle 17, ma sono alle 17.01, già abbiamo preso abbiamo iniziato da 3 minuti circa. E allora ci ascoltiamo un brano e poi entriamo nel vivo della puntata, cominciando a parlare anche delle formazioni di Juve Toro. E niente, ci ascoltiamo un brano bellissimo dei Mumford & Sons, un gruppo che forse non tutti conoscono. Ah, vi ricordo che per chi è collegato con noi su Facebook e YouTube, la musica la potete sentire solamente dalle nostre frequenze o dal nostro streaming. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è dei Mumford & Sons, come vi dicevo, si chiama I Will Wait. Allora, quando sistemiamo qui, ora prendiamo le formazioni. Ho visto quella del Torino. Oggi partita importante, derby importante. Dobbiamo cercare di fare imbarazzare, per favore non facciamo gli anti-Juventus. Non le capito. Gli imparziali e non gli anti-Juventus. Gli imparziali e non gli anti-Juventus. Vabbè, sulla seconda, ah? Sulla seconda già ci siamo. Quindi. Non cioè, fare gli anti Juventini. Ma dobbiamo essere imparziali, quindi. Vabbè, allora vediamo. Prepariamo queste formazioni, così le vediamo insieme. Almeno, non so se sono uguali qui, tu ce li hai pronte lì. Vabbè, si vedono uguali. No, sì, sono queste. Le ho appena viste. Si vedono bene, eh? No, dici che aspetta. Casomai aspettando che le diciamo scordiamo. Ok. Perfetto. No, non si vede il portiere. Un attimo. Perfetto, vabbè. Vabbè, Sirigu. Sirigu. Io l'ho sempre pronunciato in questo modo. Ah, abbiamo un poco di margine. Intanto ci sono i nostri amici collegati sulle nostre, diciamo, live Facebook e YouTube. Tra poco seguiremo quindi l'andamento. Cosa è successo? No, in questa formazione c'è un errore. C'è un errore. No, quale? Questa qua. Qual è sto errore? Vabbè, poi Polaina in realtà gioca nella fascia sinistra e Berenguer dovrebbe giocare insieme a Verdi dietro a Belotti. Vabbè, allora adesso quando rientriamo diciamo, anche in frequenza lo diciamo. Ah, anzi si vede bene, dai. Sì, sì. Fatto vedere Wesley che si riscalda. Wesley, il famoso Wesley. Eh sì, c'è un po' di silenzio perché è la prima puntata, quindi non sappiamo nemmeno benissimo cosa parlare. Ovviamente per chi ci sta seguendo e ci sente in questo momento, ci vede, ci sente su YouTube e Facebook, non aspettatevi chissà che da questo programma, cioè noi siamo... cioè, parliamo liberamente di calcio, molto spesso possiamo dire anche delle cazzatelle, non è che delle cassatelle, delle battutine. Anzi, se avete delle battute anti-juventine, non scrivete, ma no, cioè non per qualcosa, perché diciamo possono urtare poi la gente che è juventina. Ma anche cioè, il rispetto, comunque Juventus-Torino è una sfida che ormai è sentita più dai Granata che dai bianconeri, che vincono cioè, praticamente quasi sempre, tranne mi ricordo qualche anno fa. Vediamo, non sappiamo cosa aspettarci a questa partita. Sono 17.05, 47 secondi, io direi di rientrare tranquillamente.
Mumford & Sons, I Will Wait, I Will Wait, una canzone di qualche anno fa, bella, bella, molto bella, a me piace molto. Io mi ricordo che l'abbiamo cantata una delle famose vacanzine col professore Gaetano Scornavacchia, non so se ci sta seguendo, lo salutiamo. Niente, quindi sono le 17.06 in questo momento, 29 secondi, anzi è 30, tra meno di 10 minuti, quindi inizierà il derby della Mole tra Juventus e Torino. Niente, sono con Matteo Bonanno, siamo nell'attesa di avere con noi anche un altro ospite, arrivi, perché mi aveva promesso che sarebbe stato puntuale, invece non è stato così. Salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo, vi ricordiamo che per ascoltare la musica e quindi quelle poche canzoni che passeremo, perché ovviamente questo non è un programma musicale, è un programma più sportivo, quindi ci sarà della musica in mezzo ai nostri interventi, anche perché parlare fino alle 19.30 solo della partita o comunque di calcio senza fare delle pause tra le due, diciamo, senza fare delle pause musicali durante il programma è un po' complicato. Comunque, Matteo, visto che siamo in dirittura d'arrivo e sta per cominciare la partita, noi vi descriveremo anche ci proviamo a descrivervi le azioni più importanti, le azioni salienti di questo match. Andiamo ad analizzare le formazioni, perché tu mi dicevi che c'è un errore nella formazione del Toro. Però vabbè, intanto partiamo con la Juve. Annunciamo la formazione ufficiale della Juve. In porta Buffon, finalmente, dopo diverse gare disputate da Szczęsny. In porta il numero 77, Gianluigi Buffon. Difesa a 4, troviamo un 4-3-3. Difesa a 4 con Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Danilo. Centrocampo a 3, dove abbiamo Rabiot, Pjanic e Bentancur, il giovane Bentancur. Tridente d'attacco con Ronaldo, Dybala e Bernardeschi. Come risponde il Torino? Il Torino troviamo invece un 3-4-2-1. Posso dire 3-5-2, dai. In questo caso è 3-5-2, però c'è un piccolo accorgimento. In porta Sirigu, difesa a 3 con Bremer, Lianco e Izzo. Centrocampo, dove troviamo De Silvestri e Olaina sulle fasce. Attenzione, qui invece Olaina è a centrocampo, invece giocherà nella fascia sinistra. Centrocampo Meite e Lukic. Attaccante Belotti, dietro Verdi e Berenguer. Perfetto. Quindi 3-4-2-1. Sì, chiamiamolo così. 3-4-2-1. Comunque, cioè, secondo me, a scanso dei pronostici, perché comunque danno i bianconeri per favoriti, anche perché la Juventus le ultime partite, 5 partite in campionato, ha vinto 5, forse anche di più, partite di fila, ora ho perso anche il conto. Il Toro di per sé non ha iniziato benissimo la ripresa, il post-Covid, però certamente proverà comunque anche a livello di orgoglio a strappare dei punti alla Juventus, anche perché sento una, diciamo, volevi dire qualcosa contro la Juve. Il Torino inizia a giocare molto bene, è capitato altri anni, ricordo ancora la punizione di Lulic contro, c'era Szczęsny in porta, sì. Stiamo parlando di due annetti fa, Due o tre annetti fa. In cui la Juve perse. Esatto. È stato l'ultimo derby che ha perso la Juventus, era aprile 2000, non vorrei sbagliare, no, non era due anni fa, forse era un po' di più e non c'era Szczęsny, forse c'era Neto in Neto, porta. Era Neto. Mi pare che sia stato 2015, sì, 26 aprile 2015, non me la scordo per motivi, diciamo, esterni, questa data. È stato l'ultimo derby che la Juventus, l'ultimo derby della Mole che ha perso la Juve. Niente, non arriva il nostro ospite qui. Comunque, invece tu, cioè, cosa ti aspetti? Per me, ripeto, la partita sarà, perlomeno nelle prime fasi, abbastanza equilibrata. Se poi ti devo dire un marcatore, secondo me anche oggi un gol di Dybala lo farà quasi sicuramente, perché è in uno stato di ottima forma. In ottima forma, poi ha funzionato questo tridente con Ronaldo, Dybala e Bernardeschi. Io mi aspetto un po' di errori in difesa da parte della Juve,
perché comunque il Torino proverà a fare gol, anche più di uno, secondo me. Eh sì, cioè, dal tridente d'attacco invece mi aspetto una grande partita, perché Ronaldo, Bernardeschi e Dybala comunque finora hanno fatto molto bene. Tra l'altro, se dovessimo parlare di mercato, Bernardeschi che in questo momento interesserebbe, esatto, anche al Napoli e al Tottenham, se non sbaglio. Comunque si sta facendo una controparte, come dovrebbe, si sta usando, dovrebbe essere usato come contropartita, sì, sullo scambio Milik-Bernardeschi. Esatto, perché alla Juve piace Milik, quindi staremo a vedere anche Milik come vuole andare alla Juve, vuole trasferirsi alla Juve. L'ok, sì, ho sentito. È stato ufficializzato il trasferimento di Hakimi all'Inter, è stato ufficializzato lo scambio di Pjanic e Arthur. Quindi, vabbè, comunque Pjanic, se non sbaglio, ora no, perché io già mi sono scordato le formazioni, Pjanic giocherà guiderà, sì, diciamo, dalla cabina di regia il centrocampo della Juventus, nonostante quest'anno non abbia dato proprio tutte queste prestazioni eccelse. Vediamo allora, vedremo come andrà oggi. Io sono contento dello scambio che ha fatto la Juve, dell'acquisto che ha fatto la Juve di Arthur, perché comunque un giocatore giovane, brasiliano, l'anno scorso era anche titolare al Barcellona, comunque un centrocampo di una certa importanza, sono contento. Dall'altra parte però l'addio di Pjanic pesa un pochettino. Pjanic ha fatto bene, è stato fondamentale nella Juve degli ultimi anni. Quindi sicuramente non resterà un giocatore che appena se ne andrà, cioè, non verrà dimenticato tanto facilmente. Dai tifosi juventini. Niente, sono le 17 come Cristiano Ronaldo. Come Cristiano Ronaldo. Sono le 17:13, la partita sta per iniziare. Intanto vediamo che già la terna arbitrale è entrata in campo. Ovviamente noi non faremo qui, non vi aspettate nemmeno la radiocronaca di questa partita. Noi ripetiamo, vi commenteremo le azioni salienti. Allora facciamo una cosa, facciamo al posto del super spot, come fanno in TV, comunque per chi vuole guardare la partita in diretta e ci vuole seguire nel frattempo disattivando l'audio, perché tanto il commento dopo quello di Caressa dell'altro giorno che ho sentito, immergiamoci ad ogni calcio d'angolo, è molto deludente. Siamo molto più bravi noi, ovviamente stiamo scherzando. Ha detto quel tocco poetico alla partita. esatto, quella l'ho vista, Juventus, tra l'altro bella partita della Juve, abbiamo visto una Juve veramente veramente in forma. Il Torino stava vincendo contro la Lazio, ma ne parliamo dopo un brano. Allora adesso ci ascoltiamo un remix di una canzone di Vasco Rossi di qualche anno fa. Il remix è di quest'anno, intanto stanno entrando le squadre in campo, anche se comunque nel nostro segnale Sky abbiamo un po' di ritardo. Vabbè, dai, ci ascoltiamo questo brano, lo avrò detto 50.000 volte fino ad ora. Ci ascoltiamo un remix di Cosa succede in città di Vasco, di quest'anno, non so chi l'ha fatto. Però penso che sia, diciamo, non l'ho ancora sentito, quindi ce l'ascoltiamo assieme. Ce l'ascoltiamo assieme. Vasco Rossi, Cosa succede in città? Remix 2020. Allora, i giocatori stanno entrando in campo. Sì, è entrata la Juve, prima è entrato il Toro, esatto, adesso Bonucci carico, Buffon carico, De Ligt carico, Rabiot carico. Danilo lo vedo un po'. Ma Vediamo. Danilo che di certo non ha regalato bellissime prestazioni ultimamente. Comunque 334-168-7125 per i vostri messaggi, anche per le vostre richieste musicali. Proveremo ad accontentarvi senza alcun dubbio. Niente, sono le 17:15, quindi la partita dovrebbe iniziare proprio a momenti. Vediamo come si evolve. Finalmente Buffon gioca, anche se è un orario un po', diciamo, che non lo favorisce per la sua età. Questa è anche una battuta un pochettino. Vabbè, no, vediamo. L'orario adatto per lui è delle 19. Esatto, sì, esatto. 15:15, 17:15, troppo presto. Anche per Sarri è troppo presto. Hai ragione. Ricordo ancora la partita contro la Fiorentina.
Comunque non è ancora iniziato il match, ma dovrebbe iniziare proprio questione di secondi. Arbitro Fabio Maresca. Anzi, fammi controllare una cosa. Magari un pacco. Devo riaggiornare la scheda. Rispetto a una grande partita di Berenguer. No, non è ancora iniziato il match. Aspetta una grande partita di Berenguer. Mi piace come giocatore. Berenguer è veramente buon, buon giocatore. Allora, non so se ci sarà il consueto minuto di silenzio se è fatto... Si è fatto in questi... Ce l'hai Alfanda, Berenguer, per questo ti piace. No, Berenguer non ce l'ha Alfanda. O Alfanda o l'Aina, che non ho messo. Però. Bravo. Non ci sono riuscito. Cioè. Niente, dai, puoi capire. Era più forte di me. 3-4-2-1, giusto. L'ho interpretato in modo giusto. Bravo, puoi fare il Marcheggiani di turno. Ah? Puoi fare il Marcheggiani di turno. Sì. Ah, è finita la canzone. E allora Vasco Rossi con Cosa succede in città, remix di questo 2020, di questo pezzo di Vasco. Intanto è iniziata la partita da 7 secondi esatti, Juventus 0, Torino 0 naturalmente, mentre qui ancora il nostro segnale streaming stanno dando adesso il fischio d'inizio. Ah vabbè, comunque non c'è tanto ritardo, mi aspettavo molto di più. Va bene, parliamo intanto anche di altro, non per forza della partita. Concentriamoci anche sulla classifica, sulle altre partite che ci saranno tra oggi e domani in questa giornata, in questa 20... aspetta, questa è la trentesima, la trentesima giornata, hai ragione, trentesima giornata di Serie A. Si sta giocando, l'abbiamo già detto, si sta giocando Juventus-Torino, la stiamo seguendo insieme a voi, ma le partite che ci saranno tra oggi e domani alle 19.30, quindi appena finirà la nostra trasmissione, ci sarà Sassuolo-Lecce, ovviamente vi daremo anche le probabili formazioni durante il corso della puntata. Stasera invece un bel big match, perché la Juve gioca adesso, ma la sua, diciamo, acerrima rivale di quest'anno, la Lazio, giocherà stasera contro il Milan. Il Milan che comunque contro la Spal non ha fatto esattamente una bellissima partita. Cioè, ci sono stati... non viene da una bella... Invece allora, la Lazio che ha vinto col Toro l'ultima partita per rimonta, con la rimonta del 2-1. Può capitare, visto, Matteo, esatto. Tranquillo. Non so se hai visto il gol di Floccheri. No, ma anche perché non ho seguito tantissime partite, mi sono limitato a seguire quelle della mia squadra del cuore e qualcun'altra così. Bello. Più bello di quello di Douglas, esatto. Secondo me. Secondo te. Quindi Floccheri, bomber Floccheri. Stasera dicevamo Lazio-Milan, domani 5 luglio alle 17.15 c'è l'Inter con Inter-Bologna, l'Inter che rispetto alle sue rivali per il, diciamo, per il primo posto, per lo scudetto, esatto. Perché ancora alcuni ritengono che l'Inter possa combattere per questo scudetto, in qualche modo le prime tre squadre comunque sì, se la giocano. Se la giocano tranquillamente. Perché Dybala in aria tutto solo. Gol della Juventus. Paolo Dybala. Gol della Juventus. Numero 10. Paolo Dybala ha segnato al minuto 3. Quindi si sblocca il risultato all'Allianz Stadium tra Juventus e Torino, e ho azzeccato anche il marcatore. Segna subito. Anche un bel gol. Adesso lo rivediamo. Matteo, me lo commenti tu? Finora Dybala ha sempre segnato sullo 0-0. Finora è stato lui che ha sbloccato le partite. Il primo marcatore. Rivediamo il gol. Allora. Qui, allora, quadrato, il passaggio cross in mezzo, poi Dybala ne salta uno, che poi non è nemmeno un cross, e poi bel tiro, dalla sinistra dentro l'area. Bella azione di quadrato. Non ho capito chi è l'azione di Dybala. Difensore che ha saltato, vediamo cosa dice diretta.it a proposito. Lianco è il primo che ha saltato, il secondo è Izzo. Ok, c'è una deviazione di Izzo.
però il pallone si zacca in rete, quindi si sblocca il risultato all'Allianz Stadium, Juventus 1 Torino 0. Ci chiedono se facciamo vedere la partita o no, naturalmente no, non abbiamo i diritti per farlo, quindi non si può. Per i vostri messaggi vi ricordiamo anche il 334 168 71 25, per ascoltare quelle poche canzoni che vi facciamo ascoltare, le nostre frequenze in diretta streaming su www.radiostudio2.it e sui 102.9 98.5. Intanto arrivano commenti, voilà, penso che sia diciamo riferito al gol di Dybala, che ha sbloccato il derby della Mole. Un grande gol, come tutti gli altri. Vabbè, Dybala, io te l'avevo detto, secondo me segnava. Quindi si sblocca il risultato a Torino, siamo al minuto 4 e 5, abbiamo 10 secondi di ritardo sul segnale, quindi stavamo guardando la partita. Intanto il pallone Benedetti si perde sul fondo, non ho capito, non ho visto bene se c'è calcio d'angolo per la Juve. No, vabbè, comunque, bellissimo, stiamo rivedendo, sì, c'è stata la deviazione di Izzo. Però bello, molto bello, molto bello. Solito gol alla Dybala, lì, sostanzialmente. Sirico poteva fare poco, veramente poco. Più 3 al Fantacalcio perché a Paolo Dybala, io ve l'avevo anche detto. È in una forma, insomma, cioè, veramente. Ormai non lo fermano più. Ormai non lo fermano io più. Ho bisogno del più 3 di Cristiano Ronaldo. Esatto. Secondo me CR7 qualcosa oggi la combinerà pure. Comunque, stavamo parlando anche delle altre partite che si stavano giocando. Che si giocheranno in questa 30ª giornata di Serie A. Vi dicevo, domani allo stesso orario della partita odierna che stiamo seguendo, quindi Juve Toro, ci sarà Inter Bologna. Il Brescia invece alle 19:30, dopo aver subito una vittoria umiliante tennistica dall'Inter 6-0. Per 6-0, incontrerà un'altra squadra che non è per niente facile da battere sulla carta, che è il Verona, però sarà dentro casa, quindi vediamo come si evolve anche da questo punto di vista. Verona mi ha stupito fino il Verona quest'anno, mi ha veramente stupito, una bella squadra veramente. Poi il Cagliari invece giocherà in casa alle 19:30 con l'Atalanta, e anche questa è una sfida che speriamo che nella grafica, perché non so se sia questa storia, nella grafica di Sky qualche anno fa l'hanno dovuta correggere perché prima spuntava Cagliari-Atalanta, ovviamente di sopra, com'è che qua spunta Juve-Tor, lì spuntava Cag. Ah, okay, e Ata, quindi okay. Avete capito, esatto. Quindi hanno corretto poi questa cosa che un po' poteva trarre Cagliari-Atalanta. Poi faremo anche, appena arriverà l'altro ospite, faremo anche dei pronostici sulle partite. Poi Parma-Fiorentina sempre alle 19:30 domani, Sampdoria-Spal. Questa, diciamo, sfida della zona bassa della classifica. Esattamente. Sono due squadre che si stanno riprendendo. L'Udinese contro la Roma ha giocato un'ottima partita. L'Udinese che invece domani alle 19:30 giocherà col Genoa. E poi la sera c'è la partita di cartello, sostanzialmente, lasciando stare il derby, che è il derby del sud, il cosiddetto derby del sud, Napoli-Roma. Anche questa bella partita. Per chi ci sta seguendo, vi invitiamo anche a fare dei pronostici sulle partite, o di indovinare il prossimo marcatore di Juventus Torino. Intanto attacca il Toro. Attenzione, perché il cross di Olaina non ci è arrivato. Supera la difesa. Sì. Comunque, fino ad ora, comunque, per questi primi 7 minuti abbiamo visto più Juve che Toro. Esatto, però la partita è ancora lunga, quindi vediamo cosa succederà. Il Toro può. Gestiscono ancora, solo 3/4 in questo momento. Ancora comunque, cambiare le sorti della partita. Esatto. Niente, ci chiedevano se facevamo vedere la partita. Naturalmente no, cioè non possiamo, non abbiamo i diritti per farlo. Noi Lorenzo Longo ci scrive, salutiamo, ci fa il pronostico 2-1 Juve. Saremmo curiosi anche di vedere. Allora, Lorenzo, lasciando chi segna? Lasciando stare Dybala, segna Ronaldo, perché è contro di te al Fanta. No, comunque c'è un calcio d'angolo per il Toro in questo momento. Lui c'è stato contro di me. Ah no, va bene, niente, non c'è nessuno. Abbiamo pareggiato.
Avete pareggiato. Va bene, Matteo, in questo momento un po' in cui il Toro attacca, ma stanno gestendo abbastanza bene la difesa ai bianconeri, quindi io direi di ascoltarci, poi se ci dovessero essere ovviamente novità durante la canzone la interrompiamo. Esatto. Ci ascoltiamo l'ultimo pezzo di Mahmood con Massimo Pericolo, che si chiama Moonlight Popolare. Ciao Lorenzo, ciao. Ti saluto. Juve 2-1, quindi. Juve 2-1, si azzecca. Vediamo, scriveteci chi sarà secondo voi il prossimo marcatore. Vi ricordiamo anche che per chi preferisce ascoltare la musica e quindi non seguire Bar Sport. Allora sì, c'è scritto i marcatori. Quindi 2-1, il prossimo lo segna Ramsey, e penso che c'è Alfanda per dire Ramsey. Ramsey per la Juve, e per il Toro segna Belotti, lui scrive, quindi vediamo. Intanto altro calcio d'angolo per il Granada. Secondo me invece la Juve farà una goleada. Tu lo dici perché? No, secondo me sì. Quindi non lo dico perché sono 4-0, non lo dico perché ho Ronaldo il fan da calcio. E vuoi che ti faccia tripletto oggi? Speriamo. Intanto Siribu controlla palla. Torino non sta facendo possesso palla, sta attaccando, anzi, le palle che prendi già attacca. Quindi Dybala, assist di Juan Cuadrado al terzo minuto. Si sblocca subito. Però non so se può essere considerato assist, visto che dopo il passaggio ha fatto un po' di tocchi. Esatto. Ma qua fallo. Su Cuadrado. Belotti. Rivediamolo. Ce l'ha tutto. Non da giallo, però il fallo c'è. Intanto sulle nostre frequenze in questo momento Mahmood featuring Massimo Pericolo, Moonlight Popolare. Finalmente Rabiot sta facendo non delle ottime gare, ma comunque quello che ci si aspettava da lui. Intanto calcio d'angolo per la Juventus. Vediamo che succede. Chi batte, Dybala o Pjanic? Aspetta un attimo, entro live nelle frequenze. Al termine di questa canzone andremo per un super spot, una pubblicità, un po' di pubblicità. Torniamo con un altro brano tra pochissimo e poi di nuovo qui con Bar Sport, Juve Toro. Come è andato l'angolo? Niente, Dybala ha calciato, Bentancur di testa, va fuori di poco. Tanto la Juventus con Danilo. Danilo è partito bene. No, io non la sto seguendo moltissimo perché intanto è arrivato il nostro altro. Dai che abbiamo la pubblicità, accomodati. Sì, ma non mi collego. Perché non ti collego col telefono? Comunque funziona l'altro microfono. Il problema c'è vero. Ah? Niente, era staccato tutto quanto. Fino al 12 di luglio, detersivo liquido classico Dash 22 lavaggi. Ha segnato Dybala, prossimo. €1,99. Caffè classico. Vabbè, ma ti vuoi sentire il radio? Sì, E perché non ti fa vedere? Attenzione, il tiro dalla distanza. Io la distanza di Danilo. Danilo. Ha fatto un bel tiro. €8,49. Torno lo strocco all'olio d'oliva 70 grammi per 6 a €3,99. Per quanto ci possono spalancare. €290 per 2. Ora però, quando rientriamo, devi parlare in modo da vedere come ti senti. Perché non abbiamo provato il microfono. Pasta di semola. E quando usi le cuffie nelle storcere e quando tocchi il microfono, prendilo dall'asta, non dal microfono stesso. D'accordo. Che troverai la. No, quello mi ha detto. Cioè, me l'ha detto. Comunque adesso si sente il mio stacchetto. Ascoltate.
risultati in diretta, notizie di mercato, Serie A e campionati minori, calcio estero e chiacchiere da fare. Sono Beppe Russo. Sono le 17:31. Come va la partita, Matt? Io sono girato. Nessuna novità. Nessuna novità. Possesso palla del Torino. Torino sta provando ad attaccare, ma la Juve si difende bene. Non lo dico. Cioè, andava il tempo andava, però l'immagine della partita. Quelle saranno problemi loro. Oggi è il giocatore. Oggi l'ha fatto? Sì. E viva questa partita. Vabbè, Lorenzo mi ha scritto non ho Ramsey, io che ne so, io lo dico così. Perché è proprio Ramsey? Vabbè, finora, da quando è subentrato a gara in corsa, ha fatto bene. Avete sfruttato con il senatore? No, io stavo non si aiutare. Può. Attenzione, intanto il cross di non ho visto bene. Ma scusa, ma che canzone ci ha messo? Una canzone casuale, non c'è qua anche a cercarla, non c'ho il tempo. Non mi spugnano tutte le canzoni più brutte che possano esistere, non mi spugnano. Una canzone che ci sia qui per favore. Ava Max. Ava Max. Una canzone. Ava Max. Attenzione, Ronaldo intanto la finta. Il lancio per Dybala in area. Torino si difende bene. Metti la testa di Pablo che non la posso sentire. La testa di Pablo che non la posso sentire completamente. La metto? Torino si sta difendendo bene. La bimbi per strada, no, voglio i testi di Pablo. Secondo me è meglio bimbi per strada. Sì, pure secondo me, però il testi di Pablo è molto commerciale. Va bene, abbiamo tre per ora. Vabbè, ma riandriamo, che sta? Non mi piace. Joe Jackson stepping out alle 17:34 qui su Radio Studio 2. State seguendo Bar Sport perché è collegato live. Siamo stati diciamo in diretta anche durante la. Cioè, cosa c'è in questo? Ah, no. Calcio d'angolo per il Toro, niente. Nessun rigore per la Juve. Comunque è arrivato anche Prospero da noi. Prospero trovate, non si vuole far inquadrare oggi, non so perché. Vabbè. No, oggi non mi va. Oggi non mi va, è un pochettino stremato, un po' stanco. Vabbè. No, volevo ricordare che stiamo guardando Juve Torino live insieme. Stiamo seguendo, ovviamente vi diamo come al solito le azioni salienti, se c'è qualche occasione, perché in questo momento è solo, cioè è semplice possesso palla in difesa peraltro della Juve, che comunque sta giocando molto corta con i passaggi, quindi attenzione. Rischia la Juventus con Rabiot, e qui c'è un bel pressing. Perché Rabiot gioca per la Juve? Vabbè, dai, non facciamo queste battute, da, che poi in realtà sono anche chiacchiere da bar, quindi è bello da sentire. Siamo al 18esimo praticamente. Attenzione, CR7 si gira, CR7. Il numero... No, la parata di Sirigu. No, attenzione, sopra la traversa. Bernardeschi ha fatto una rovesciata bella.
Bella, niente. Era pallone, non è andata. Il pallone l'hanno preso i tifosi che anche, non ci sono, l'hanno preso quelli fuori dallo stadio. L'hanno preso i tifosi, quelli proprio fuori a casa. Ah, ok, perfetto. Comunque, prossimo, ti senti bene, quindi a posto, è regolato benissimo il microfono. Mi sento bene, hai una voce bella. La mia voce è bella, è una voce calda, proprio molto, molto convincente. Lo vedete però un pochettino, si vede un pizzico di Prospero nella live, che saluta. Ok, a posto. Davanti al Torino, ma De Ligt difende bene. De Ligt sta giocando bene. Basta, non facciamo troppi complimenti ai giocatori della Juve. Abbiamo capito che stanno giocando abbastanza, cioè stanno gestendo bene questo 1-0, anche se secondo me per consolidare il risultato dovrebbero fare un altro gol. Prospero, con te parleremo anche di Formula 1. L'hai seguita la qualifica? No, va bene, dai, poi le leggiamo insieme, perché ho letto cose veramente fuori dal normale. No, non è andata, so che non è andata benissimo per la Ferrari. Ferrari... di parlarne. Allora, scusatemi una cosa. La Ferrari, perché ogni prima gara deve fare schifo ogni volta? Hanno bisogno di più tempo rispetto alle altre scuderie per sistemare la macchina. Però ovviamente non è che gli possono dare tutto questo tempo. Binotto diceva che ci sono stati problemi anche tra i piloti. Non lo so, si parlava di polemiche. Intanto stiamo rivedendo la rovesciata di Bernardeschi, che manca il gol in Serie A da settembre 2018. Non mi ricordo. Vabbè, questo per farvi capire, comunque noi non siamo esperti, ci divertiamo a parlare di calcio di qua e di là. Comunque, Prospero, stavi dicendo... Stavo dicendo, volevo portare uno scoop. La Mercedes taglierà un bel po' di fondi alla Formula 1. Perché praticamente prima la Formula 1 la usavano per fare pubblicità alla macchina, ora devono usare le macchine per fare pubblicità alla Formula 1, quindi non ci stanno rientrando più. Ma te, intendo Lorenzo, che è il nostro, diciamo, commentatore più assiduo, ci chiede come sta andando la partita. Tu che con quelle cuffie proprio hai l'atteggiamento da radiocronista. Con la camicetta. Oggi, proprio, se, dai, come sta andando? Allora, come sta andando? Il Torino sta giocando bene, sta facendo bene, sta attaccando tanto, ma la Juve continua a difendersi. Per ora gestisce l'1-0, anche se, ripeto, per consolidare il vantaggio. Ha rischiato in fase difensiva poco fa, perché comunque... Ci sono state finora poche occasioni per la Juve. Abbiamo visto il gol di Dybala, poi il tiro di Danilo da fuori area, dalla distanza. Comunque ci arrivano anche altri la pronostici. La rovesciata di Bernardeschi. Esatto. Hai ragione, ti stavo interrompendo. Ci hanno inviato un altro messaggio, un altro pronostico. Player Re, scritto Player PLYARREH, ci dice che la partita finirà 2-0. Siamo curiosi anche, ripetiamo, di sapere chi sarà il prossimo marcatore. Ma parliamo anche di mercato e vediamo, perché se non sbaglio stanno giocando. Anzi, diamo un'occhiata alla classifica della Serie A in questo momento. Tanto Prospero sta seguendo con molta attenzione il derby della Mole. No, io... Come si dice, sono uno juventino altra della punizione. Domenica, quindi... oggi è sabato, quindi non è... Oggi non sei una classica giornata. Oggi sto chiamando per il Toro. Attenzione, calcio di punizione per il Toro, vabbè... Sventata. No, più che Bonucci sto tirando... Può ripartire la Juve, No, il Toro recupera palla in attacco. Siamo sulla destra, prova il traversone, non so chi è, non riesco a capire perché se non leggo i numeri io non lo capisco. Dovrei andarmi a guardare nuovamente la formazione, però come sapete noi siamo qui per commentare alla Carcarazza. Vi sto dicendo, diamo un'occhiata alla classifica della Serie A, perché in questo momento la Juventus, che sta giocando peraltro, vincendo, sarebbe a 75 punti, quindi a più 7 dalla Lazio. Se la Lazio stasera dovesse vincere, tornerebbe a meno 4 dalla Juve, in questo momento ha 68 punti ed è seconda. L'Inter ha meno 4 dalla Lazio, quindi a 64 punti. Domani giocherà contro il Bologna allo stesso orario della partita di oggi, quindi alle 17:15. L'Atalanta insegue con 60, poi la Roma con 48. Napoli con 45, tra l'altro scontro diretto tra Napoli e Roma per un posto in Europa League. Poi
dicevamo Napoli 45, Milan 43, Verona 42, dicevamo il Verona che quest'anno ha fatto veramente un bel campionato, Cagliari 39 punti, Parma, Cagliari e Parma 39 punti, 38 punti per il Bologna, 37 il Sassuolo, 31 la Fiorentina, Udinese e Toro sono anch'essi a 31. In questo momento il Torino sta perdendo, nel caso dovesse pareggiare si porterebbe a 32, comunque è il punteggio live. La Sampdoria invece alla 16ª posizione con 29 punti, il Genoa 26 proprio sul filo della zona retrocessione, in questo momento è fuori per un punto, per farvi capire comunque quanti punti ci sono dalla 18ª alla 20ª di differenza. Comunque la zona retrocessione si concentra nell'arco di 8 punti, ok? Perché c'è il Genoa che è fuori, che è 17esimo e 26esimo, il Lecce ne ha 25, la Spal 19 e il Brescia 18 punti. In questo momento Lecce, Spal e Brescia sono in Serie B. Va bene. Benevento. Il Benevento intanto è ufficialmente in Serie A. Mentre non mi ricordo chi è seguito la Serie C, perché io volevo parlare anche di Catania con voi oggi, un po' di calcio siciliano e di Serie C. Prospero, tu come... No, purtroppo non sei informato. Non sono informato sul calcio Catania. Vince il Toro, Carlos Enrique ci dice, vince il Toro. Lorenzo Longo dice: posso venirvi a trovare in studio? In realtà no, perché siamo già tre, ma non perché non ti vogliamo, proprio perché siamo chini, come si suol dire, in questo periodo di coronavirus, di cose, preferiamo non creare assembramenti, a meno che non vieni con la mascherina e ti siedi lì dietro, ma proprio in una, preferiamo di no, Lorenzo, non ti seccare, anche se so che comunque ci tieni. Poi ci dicono anche, a proposito di Goleada, perché ci stanno seguendo anche persone da fuori, praticamente. Qualcuno Jefferson, è d'accordo con me? La Goleada, perché secondo Jefferson Jean-Baptiste finirà 5-1, quindi gol della bandiera per il Toro. Ci seguono dappertutto. Magari è una volta che vedi persona che cambia tipo profilo e ci commenta. Esatto, oppure un bot di Facebook che ha i commenti, tipo per ogni partita risponde 5-1. Va bene, Matteo, come sta andando la partita? Così poi ci ascoltiamo un altro brano, un'altra hit del momento. Abbiamo visto finora la Juve, sta attaccando, adesso il Toro, possesso palla in difesa. Ancora nessuna novità. Poche azioni. Poche azioni, siamo al 24esimo praticamente. Quindi, vabbè, attenzione intanto al Toro. Il Toro, vabbè, Delict, se ne è smentato dal solito Matthijs De Ligt. Va bene, quindi riparte la Juve, seguiamo stazione, vediamo come a fine Quadrado, Dybala controlla, vabbè dai, siamo in zona centrocampo, stanno gestendo per essere il pallone, c'è un sole lì, poverino, sulla sinistra. Esatto. Vabbè, intanto suona il telefono, allora facciamo una cosa, ci ascoltiamo un brano, i Black Eyed Peas con Mamacita e torniamo tra pochissimo. Pronto? Sì. Pronto? Vabbè. Attenzione, azione di Bernardeschi. Sì, il microfono. Ah? Il microfono. Sei staccato, tranquillo. Si sente solo su Facebook. Ah. Bernardeschi prova un tiro impossibile, praticamente dal calcio d'angolo, poi la finisce fuori. Giacomo, dimmi. Sì, ne stavamo parlando, infatti. Sì, ora aggiorniamo anche su questo. No, già ci sono state. Già le hanno fatte, dalle 3 alle 4. Sì, dalle 3 alle 4. Già ci sono state. E Hamilton mi pare che è primo. Però le altre non me le ricordo. Vabbè, ora le controlliamo. Niente. Ci chiedono la Formula 1. E quindi, Formula 1. È giusto. Fai tu?
Tanto cartellino giallo. Eh? Cartellino giallo per Bonucci. Giallo per Bonucci. Vabbè, ora lo commenteremo sto fallo anche. Che detto così è brutto. Bottas primo. Ah, pensavo Hamilton. Vabbè, Hamilton secondo. Secondo me è a posto, così domani quando si parte gli prende la scia a botte e se lo fanno passare. Andando a fare botte, gamba tesa di Bonucci su Verdi. Te col troppo aggressivo, troppo duro. Cartellino giallo per Bonucci. Finalmente ha senso chiamarti Beppe, come il grande Beppe Bergoglio. A me? Sì. Giusto Fabio. È ripreso dopo 20 minuti. Certo, viene da scemonire, però vabbè. Ricordiamo che per seguire la musica sulle nostre frequenze FM 102.9, 98.5 www.radiosu2.it per lo streaming. Vettel eliminato. Sì, l'avevo letta pure questa. Vabbè, dai, rientriamo. Mamacita, Black Eyed Peas featuring Ozuna. I tempi di musica di oggi la sentivamo spesso ultimamente in classifica, nella top 20. Tra l'altro, prima in classifica, anche per dare informazioni musicali, in un po' di sport c'è anche un po' di musica. Cioè, in mezzo allo sport c'è anche un po' di musica. Irama è primo nella classifica e play settimanale, così per restare sempre un po' in tema musica di oggi. Va bene, quindi Mamacita, Black Eyed Peas, siamo al 28esimo, sta per finire, cioè mancano circa un quarto d'ora alla fine del poco più del primo tempo. Intanto ci scrive Anni Gardea, sì, adesso commentiamo anche quello. Ci stanno guardando anche dal Messico, quindi salutiamo anche chi ci guarda dal Messico. Lontano, molto lontano. Ci sta. Prossimo, sai, si stava venendo la battuta sul Messico, però non ti preoccupare. Salutiamo perché noi siamo anche un pochettino. No, volevo semplicemente far notare che anche se oggi non mi vedete, comunque io in questo momento sono l'unione tra un samurai dato dai miei capelli e un arcos messicano dato dai miei baffi. Esatto. per questo non si vuole fare vedere, è molto compromettente. Comunque Matteo, stavi parlando, allora, c'è stato il primo giallo della partita. Un attimo, e intanto aspetta perché questa azione, guarda come finisce. Della Juventus, guarda come finisce. Attenzione perché lì loro lì lo vedono, guarda che c'è qui. La Juve si ferma in aria. 16, Juan Cuadrado, e c'è il 2-0 della Juve. C'è il gol di Cuadrado. Bello. Lo vuoi commentare, Matteo? Abbiamo visto un'azione. Il contropiede di Cristiano Ronaldo trova Cuadrado sulla fascia destra, la passa a Cuadrado. Entra in aria, dribbling, passa il difensore. Sorpassa anche il portiere. Mamma mia, sto telefonino che ha sto ritorno che non gli puoi levare. Ronaldo. Ha fatto una bella azione. Che voleva la palla di nuovo. Ci è rimasto malissimo perché ha segnato Cuadrado. Quindi 2-0 Juve. Proprio si è visto in camera che proprio era sconvolto. Hai ragione. Ha segnato uno dei giocatori meno, diciamo, papabili per il gol. Ora come ora. Ha segnato Cuadrado. Che tra l'altro aveva anche già segnato col Toro allo scadere di un derby della Mole, perché ultimamente la Juventus alcuni dei derby della Mole, soprattutto in casa, li ha vinti allo scadere. Ricordo, sì, con Pirlo, bellissimo quel calcio. Vero? Era punito gol, calcio, da fuori area. Bellissimo quel gol. E poi Cuadrado anche. Lì è stato un po' un gol, anche un colpo di fortuna. Intanto stiamo rivedendo l'azione. E poi parlavamo del giallo di Bonucci. Ronaldo aspettava la palla di Cuadrado, ha fatto la finta, bel gol sulla destra. Nulla di troppo entusiasmante oggi, il gioco è molto, avanza la Juve, gli levano palla, il Toro avanza, partita da derby, si gioca, è un po' tattico la partita, però
Però la Juve ha fatto due gol. Sì, quindi... sì, però la Juve a quanto pare è riuscita a trovare la porta molto più facilmente. Anche applaudono a livello di tiri. Applaude anche la dirigenza a questo gol di Cuadrado sul secondo palo, peraltro. Quindi veramente. La Juve ha già fatto il 2-0 subito. Se vogliono gestire la partita, adesso possono gestire molto, come direbbe Caressa su PES, perché io gioco a PES ultimamente, ci sono le cose registrate, fa con un 2-0 possono gestire molto meglio la partita, ed è così. Comunque Prospero, ci chiedevano, ci hanno chiamato dai piani alti per chiederci come sono andate le qualifiche, cioè, pensavano, dice, ci sono le qualifiche Formula 1 oggi? Io ho detto sì, ma già ci sono state. Ah, e come sono andate? Allora, abbiamo qui Prospero apposta per parlarci di Formula 1, perché lui è l'esperto un po' di... Esperto. Vabbè, dai, se ne intende molto di più rispetto sono a me, un a po' Matteo. Più informato. Esatto. E quindi come sono andate queste qualifiche? Allora, non sono andate bene per la Ferrari. Un po' da dimenticare per la Ferrari. Ricordiamo che il Gran Premio è il Gran Premio d'Austria. Domani a che ora si correrà? Alle 15, se non mi sbaglio. 15 e 10, ok, perfetto. Quindi vabbè, dai, parliamo allora, di queste qualifiche. Allora, a Spielberg c'è stata la prima pole mondiale, che è di Bottas, quindi Mercedes, e poi è Hamilton. Si parla di millesimi, infatti Bottas ha fatto un tempo di 1 minuto 2 secondi e 939 millesimi, e ha soli 12 millesimi dopo Hamilton. La cosa particolare è che è il nuovo record della pista, questo qui. Di Bottas. Ah, ok, no, vabbè, la pista, intendo la pista del GP d'Austria. Ok, niente, poi quindi... in seconda fila Verstappen col terzo posto, 538 millesimi, davanti a Norris, che è quarto. Quindi, Lando Norris, io ho seguito la prima parte delle qualifiche, stava facendo veramente... Sì, Norris è un buon pilota, solo che un rookie, volta... il cosiddetto rookie, diciamo, della Formula 1. Anche se qualche volta, come si suol dire, s'appizza. come si dice... comunque, stavamo parlando di Formula 1, se ne sono andati tutti quanti, vogliono che parliamo della partita, quindi dai, andiamo veloci così... Quinto album, Albon, che è davanti a Sergio Perez... E alla Ferrari di Leclerc. Sesta posizione, settima posizione, settima per Leclerc. E Vettel invece. E chiudono la top 10 Sainz, prossimo ferrarista, e Stroll e Ricciardo. Invece in undicesima c'è Sebastian Vettel. C'è Vettel che è stato eliminato al termine della seconda qualifica della Q2. E questa cosa non accadeva dal 2014. Ma sai, anche è un fatto, secondo me, penso che comunque chi segue anche un po' la Formula 1, ma ne parlavano anche i telegiornali quando appunto se ne è parlato, telegiornali normali, non sportivi, Vettel a fine anno lascerà la scuderia del cavallino, quindi ci sarà Carlos Sainz, che comunque era uno dei piloti, secondo me, anche prima che si dicesse, anche più gettonati per il dopo Vettel, anche se penso che dall'anno prossimo Leclerc sarà il primo pilota, perché la Ferrari già dalla fine dell'anno scorso stava puntando tutto su di lui alla fine negli ultimi Gran Premi, appunto. Scusa se ti interrompo, ma c'è un calcio di punizione per la Juve. Calcio di punizione, posizione importante per Paolo Dybala, il suo mancino può fare male da lì. Vediamo, allora seguiamo. Quindi Dybala è sul tanto. Prima, qualche minuto fa, mentre Prospero annunciava la classifica, ci sono state due azioni del Torino. Parte intanto, ha tirato Cristiano Ronaldo, rasoterra, potente. Tanto per non sbagliare, non segna mai su punizione da quando è alla Juve. Però, se non mi sbaglio, c'è stata deviazione. No, semplice rimessa dal fondo. La fine, seguono in griglia Gasly, Kvyat, Ocon e Grosjean, scusami. Vorrei essere esperto. No, poi... Non sono esperto, sono un po' più informato, non ho detto dai. E poi? E chiudono la griglia Magnussen e Russell. Magnussen. Tu hai detto Magnussen. Ho sbagliato. Vabbè, dai, tranquillo, è emozionato il ragazzo. Giovinazzi, il nostro Giovinazzi, grande Giovinazzi. Poi Raikkonen e Lafitti.
Latifi, che è il nuovo Latifi, giusto? Sì. È il nuovo pilota di Formula 1 quest'anno, è subentrato, ora non mi ricordo. È molto giovane, Sì, sì, era in Formula 2 l'anno scorso, mi ricordo che è subentrato, non mi, cioè, mi sfugge in questo momento. Va bene, Matteo, nel frattempo tu continua a vedere cosa cambia nel corso della partita, parliamo anche intanto di... c'è Pjanic a terra, non ho visto bene il contrasto, forse un colpo esatto alla gola. Ahi. Brutto questo, tra l'altro anche uno schiaffo di Mete a Pjanic, sì, è rimasto a terra il bosniaco. Ricordiamo Pjanic, allora, che è stato ceduto al, esatto, al Barcellona, qualche giorno fa ha fatto la festa, che non so come interpretarla, se è stata una festa d'addio alla Juve oppure una festa di felicità per il passaggio al Barcellona. Ho letto il messaggio, non so come, che non so come interpretarlo. Ai tifosi bianconeri. Comunque, a proposito di mercato, siccome qui non trovo nulla, vediamo che cosa ci dice il caro buon vecchio Instagram, sperando che qui, siccome sono collegato con l'hotspot, non salti tutto quanto. Allora, ho visto un po' di notizie. Osimhen è in trattativa con il Napoli. Osimhen, un giovane attaccante del Lille, ex Wolfsburg, è in trattativa con il Napoli. Visto, diciamo, la partenza di Milik, molto probabilmente partirà. Non, sì, si sa ancora, non si sa ancora se per la Juve, esatto, o Atletico Madrid. Per l'Atletico, esatto. A proposito, io qui ho altre notizie. Vediamo, si parla del Liverpool. Parliamo anche quindi di campionati esteri. Il Liverpool che è in trattativa avanzata per portare in Premier Thiago Alcantara. Si chiede un quadriennale, cioè propongono un quadriennale da 8 milioni a stagione. I Reds continuano a lavorare per trovare l'intesa con il Bayern. L'entourage di Thiago Alcantara ha parlato con la dirigenza del Bayern Monaco, è stato messo in lista per il mercato di quest'anno e di questa stagione. Il Bayern vuole 40 milioni per cedere Thiago Alcantara. Non so se glielo dice in quella, no, no, che dicono solo lo stipendio che gli dà 8 milioni a stagione. Si parla solo di stipendio. La Juventus anche ci sta provando ad acquistarlo. Ci sono tante offerte. Dopo l'acquisto di Arthur, la Juve prova per l'acquisto di Thiago Alcantara, altro centrocampista. Andando fuori forte. Gioco, qua c'è stata un'azione. Che cosa c'è? Mettiamo un po' di musica. Mettiamo un po' di musica. Anzi, no, dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Quindi andiamo in pubblicità e poi torniamo dopo l'RG anche con il finale del primo tempo. E torniamo anche con la musica. Quindi un attimo, qui sistemo la scaletta perché mi sono messo a guardare le notizie, quindi ho perso un po' di tempo, perfetto. E allora, pubblicità, musica e poi torniamo con Avamax. Sì, Lorenzo ci dice che c'è stato il trasferimento di Hakimi all'Inter, ne avevamo parlato anche all'inizio della puntata. Ora l'Inter prova l'acquisto di Tonali del Brescia. Tonali del Brescia. Anche la Juve ci aveva provato, non è andata benissimo. C'erano solo delle indiscrezioni, non so se effettivamente ci ha provato davvero. Sta tornando, vabbè. Quest'anno ti regaliamo l'IVA. Occhio all'Agolo Outlet. Quando prendo. Quando c'è un Inter, prendo, giusto? Sì. Sono rimasto solo, è stupido. No, sto cercando. Riparti con Ottica al Maggio. Per dimostrarti la nostra vicinanza in questo momento difficile, vogliamo darti tutto il nostro supporto per un'esperienza visiva leggera e positiva. Per chi ci sta seguendo in diretta, commentiamo. Cartellino giallo per Pjanic. Fallo su Berenguer. Contrasto aggressivo per Pjanic, troppo aggressivo, gli è costato il cartellino giallo. Qui a fa. Sì. Grazie.
prendo possesso palla della Juve in difesa. Danilo sbaglia il rinvio. Rimessa dal fondo per la Juventus. Sì, vabbè, tu commenta che sei molto più bravo di me a fare. Esatto. Ci voleva. Altro è l'ultimo bottiglia, devo dire con bella. Temperature alte. Molto alte. Una mattina. Ecco qua. Esatto. In primo piano, nel frattempo controllo la batteria del telefono. Giusto, sono le 18 e 2 minuti. 18 e 2 minuti, 42esimo minuto. In realtà siamo al 44esimo, è rimasto 44esimo. Esatto, sì, perché se ricordi si è bloccato il segnale poco fa. Hai ragione. Quindi dovrebbe finire a momenti. Il primo tempo, non sappiamo quando ci sarà il recupero. Sì, ora vediamo che cosa dicono. No, un attimo. No, penso che finirà qui. Dopo il gol di Quadrado le azioni si stanno fermando, fermate. Perché? C'è sempre il saluto. Vabbè. Ne scherziamo. Comunque qui siamo al 46, quindi un minuto di recupero l'ha dato sicuro. Ma non penso che ce ne saranno più di uno, perché c'è massimo due. Forse conta anche Pjanic che si è fermato. Tanto stiamo avendo un'azione della Juve, ma quasi sicuramente non si concretizza, perché il punteggio è rimasto sul 2-0. È difficile. Quindi, no, siamo andati anche oltre il 46esimo, tra poco sarà 47esimo, quindi saranno 3, suppongo, minuti di recupero. Più di 2 minuti di recupero. Vediamo cosa dicono qua. 3 minuti di recupero, per cui scadrà adesso, suppongo, il recupero del primo tempo. Comunque le azioni da gol ci sono state, da tutte e due le parti. È stata, ora la commentiamo appena finisce, appena torniamo anche in diretta. Tra 25 secondi c'è il brano, quindi tra poco rientriamo. Quindi, no, vabbè, 3 minuti vuol dire fino al 48esimo, sono sciocchissimo in matematica. Vabbè, gli ultimi 30 secondi di partita, quindi penso che sia dovuto anche... C'è stato Bernardeschi, un fallo su... si è girato male, in realtà non c'è il fallo, cioè, mi è sembrato sul pallone, però c'era questo brutto su Bonucci. Sì,
Ora il Toro si sblocca, c'è scritto Lorenzo. Ah, vediamo. Non ha giocato malissimo fino adesso. Comunque ancora non ha fischiato la fine l'arbitro del primo tempo. Sono le 18:05. Link, non ne abbiamo link. Non c'è nessun link, non vi possiamo far vedere la partita. La Juve continua ad attaccare, però il Toro riesce a difendersi. Stiamo parlando di 3 minuti fa questo è successo, quindi... Suppongo anche adesso, spero. Il Toro si sblocca, ci hanno scritto, quindi... Vediamo come andrà. Ancora non fischia, penso ci sarà stato qualche altro fallo brutto. Esatto. Comunque ora nell'intervallo proviamo a sistemare anche il segnale in modo da farlo combaciare nuovamente meglio. Ormai siamo andati anche oltre il 50° intanto. Non cambia, cioè il parziale 2-0 alla fine del primo tempo. Suppongo che non ci sia stato nessun'altra azione degna di nota. Comunque, devo essere sincero, non mi aspettavo il 2-0. No, comunque subito, sta giocando bene. Si è proposta molte volte in attacco la Juve. Vediamo come andrà poi il secondo tempo. Intanto siamo al 49esimo, non c'è nessun link. Non c'è nessun link, ci chiedono il link. Dopo registriamo. Sì, tranquillo, poi faccio. Comunque, dobbiamo rientrare. E c'è il gol del Toro, 2-1 alla fine del primo tempo. Penso che ci sia stato un calcio di rigore. Ora cercherò di capire. Comunque sì, è cambiato nuovamente il risultato all'Allianz Stadium. Ha segnato il Torino. Il Toro si sblocca. Primo tempo dominato dalla Juve, ci scrive Lorenzo. Sì, effettivamente sì. Abbiamo visto pochissimo Toro. Siamo tornati Bar Sport per la seconda ora insieme. Saremo fino alle 19:30. Aspettiamo ovviamente la fine della partita. Esatto, e poi diamo anche le formazioni ufficiali, perché dovrebbero arrivare per le 19:15 della partita. Che ci sarà dopo. Finisce il primo tempo sul 2-1, ora cercheremo di capire come ha segnato il Toro, anzi me lo spoilerò perché sono un pochettino così io. Vediamo cosa è successo. Forse tocco di mano di De Ligt. Tu dici così. Allora, con freddezza glaciale, calcio, c'è stato calcio di rigore. Guarda. De Ligt. Tocco di mano di Matthijs De Ligt. Sì, purtroppo abbiamo un po' il segnale indietro, quindi non abbiamo potuto vedere il tutto in diretta e commentarlo con voi. Questo Sky, l'arbitro, ma più che altro è la rete, non è tanto lo streaming. Aveva segnato il calcio d'angolo al Torino, invece però calcio ha cambiato idea. Sì, penso sia calcio di rigore. Allora vedremo anche come è stato battuto, e poi appena battono il rigore penso che finirà il primo tempo, quindi per questo c'è stato un recupero di più di 3 minuti. Erano previsti 3 minuti, siamo arrivati a 50° inoltrato. De Ligt ha iniziato la comunque stagione piccola con news, le sue mani. Piccola news sul fronte Formula 1: la Ferrari si trova molto indietro rispetto alla Mercedes in quanto ingegneria. L'hai letta adesso questa notizia? Esattamente. Ok, vabbè, ma non era nemmeno, diciamo, una purtroppo, cosa... Purtroppo la Ferrari pecca sempre di affidabilità. Come si sa, il problema più grande della Ferrari è l'affidabilità, perché se dobbiamo parlare di velocità... Intanto c'è Belotti sul dischetto, un attimo, vediamo come è stato calciato sto rigore. Intanto anche per giallo, capire... Giallo De Ligt. Giallo per Matthijs De Ligt, naturalmente, per questo fallo di mano. Sì, De Ligt ormai è diventato famoso in Italia per questi falli di mano.
si becca anche un meno uno in pagella al Fanta. Indovina chi c'era al Fanta Calcio. C'è tu. Ragazzi, il mio top. Un attimo. Seguiamo sto calcio di rigore. C'è Belotti sul punto di battuta. E quindi sì, più tre anche di Belotti. Ha azzeccato un altro marcatore, Lorenzo, il nostro amico Lorenzo. Non ha azzeccato pure il risultato. 2-1, però ha segnato Cuadrado. Bello. Bello questo calcio di rigore. Vabbè, dai, se lo meritava. Beh, dai, no, non bellissimo, dai. No, però è stato molto freddo, è stato molto potente. Si meritava. No, no, io parlavo del tiro di Belotti, okay, è stato okay. Molto potente. Buffon non ha potuto fare nulla. Non so nemmeno se l'ha preso il pallone. Ora vediamo se riusciamo a rivederlo. Dopo aver rivisto il rigore, che penso non ci faranno vedere perché è finito qui il primo tempo, il segnale è... Lorenzo. È caduto, ha indovinato il pronostico per ora. Per ora, per il pronostico del primo tempo. Ancora ci sono altri 45 minuti da giocare. Facciamo una cosa: nell'attesa che ci facciano vedere nuovamente il rigore, noi ci ascoltiamo un altro pezzo. Ci ascoltiamo una canzone che a Prospero piace moltissimo. Proprio una canzone che gli sta molto a cuore. Ed è la canzone di Cara featuring Fedez, Le feste di Pablo. E allora, musica. Aiuto. Le feste di Paolo. Sì, trovo a pitare lì in Spagna. Sì, in Spagna la tutta. Ma vaffanculo. Rabiot non ha Lorenzo, fatto lo sappiamo, tranquillo, siamo abbastanza informati. Il record di presenze per Gigi Buffon oggi ha preso un gol da detto Belotti. Prima l'aveva detto Prospero, in questo momento si sta stirando. Se gli rompi la poltrona a Giacomo, non so che cosa ti fa. Comunque, a proposito, Prospero, che molto presto farà partire anche un suo format sulle nostre frequenze, ne parleremo. Non spoileriamo nulla, ne parliamo. Cioè, dai, possiamo dirla qualcosa. Possiamo dire qualcosa, però in questo momento non siamo live nelle frequenze. Aspettiamo di tornare lì e ne parliamo. No. Se conoscete delle battute sul calcio o anti-juventine, scrivetecele nei commenti. Preferiamo quelle sul calcio in generale, magari qualche battutina che fa ridere. Juventus, vabbè, dai, ci sta. Lo sfottò ci sta sempre. Comunque, oggi sta andando bene, ci stanno seguendo soprattutto tante persone su live su Facebook e YouTube. E le salutiamo, naturalmente. Ricordiamo comunque le persone si aspettavano, ci sono persone soprattutto straniere che si aspettavano che condividessimo il link della partita. No, non lo facciamo, non vi aspettate questo da noi. Noi siamo qui solamente per... Però è bello perché comunque sarà che Facebook legge sta cosa che è Juventus-Torino, per cui quando qualcuno cerca il titolo del video spunta e quindi hai ascolti. Quindi è buono. Comunque dobbiamo tornare, 13 secondi, già è finita. Cara featuring Fedez, le feste di Pablo, 18 e 15, Bar Sport su Radio Studio 2, cara Fedez con le feste di Pablo. E allora, siamo tornati, Matteo. Quando sono fortunati Pjanic e Arthur? Hanno giocato e giocheranno con i due calciatori più forti in questo momento, Messi e Cristiano Ronaldo.
Vero, fanno, vero, vero, vero. Pjanic ha giocato con Ronaldo. Cosa? E Arthur con Messi. Fanno uno scambio di ruoli, praticamente. Scambio di ruoli, nel senso scambio di giocatori. Sì. Pjanic ha giocato con Ronaldo, giocherà con Messi. Arthur ha giocato con Leo Messi, giocherà con Cristiano Ronaldo. Ci scriveva Lorenzo, record di presenze per Gigi Buffon in Serie A. Si parla di Serie A. Che ha battuto, mi pare, Maldini, sì. Paolo Maldini, il vecchio, no, il vecchio nel senso per presenze della Serie A, il grande Paolo Maldini. Va bene. Vogliamo fare un resoconto di questo primo tempo e poi facciamo anche il giochino dei pronostici mentre aspettiamo questo primo tempo, scusami. Allora, il secondo. Primo tempo, interessante da tutte e due le parti. A me il Torino è piaciuto personalmente, ha fatto sì qualche azione, soprattutto quella del rigore. La Juve anche ha fatto non calcio spettacolo, però comunque lì in attacco possesso palla, azioni interessanti, soprattutto quella che a me è piaciuta di più è stata quella di Cristiano Ronaldo e poi il gol di Cuadrado. Anche la rovesciata di Bernardeschi non era male, non era male quella. Non era male, perché Cristiano Ronaldo anche lì ha fatto un ottimo lavoro, non è riuscito a concludere in rete, ma l'ha passata a Bernardeschi. Bene, quindi questo è, diciamo, il resoconto della partita. Se dovessi fare un pronostico finale, secondo te finirà così o no? Vedremo altri gol? 4-2. 4-2 per la Juve? 4-2 per la Juve. Allora, secondo marcatori? Me... Marcatori? Marcatori è un po' difficile, perché Ronaldo non lo vedo tanto concentrato. Allora... Secondo me segneranno Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo doppietta, okay. E poi un gol di Berenguer, te la butto lì. No, un gol di Bremer in calcio d'angolo. Bremer in calcio d'angolo, aspetta, al calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Dalla bandierina, Bremer. Di testa. Quello sarebbe bello da raccontare come gol. Prospero, tu invece che partita hai visto? Lui può rispondere. Segnate il mio pronostico, perché Bremer da calcio d'angolo è una scelta un po' rischiosa. Se non succede, la Juve comunque sta avanzando. Non sì, sta avanzando, ma è un replay, Prospero. Questi stiamo rivedendo le azioni del primo tempo. Scusate, questo è il gol di Cuadrado. Sì, abbastanza. Comunque dai, che partita ti è sembrata? Cioè, molto a parole tue, sappiamo che allora, a te non piace parlare moltissimo. Abbastanza stazionaria, secondo me, perché diciamo più o meno le modalità di avanzata sono state le stesse, perdono palla in difesa, vanno all'attacco. Si chiama contropiede. Sì, il discorso è che questo contropiede era continuo. Praticamente il gol il Torino l'ha trovato solo... come si dice, grazie al rigore, mentre la Juve, diciamo, si è comportata tra virgolette un po' meglio, cioè l'ha gestita meglio, l'ha gestita molto meglio, secondo me. Però un bel derby della Mole. Sì. Abbiamo iniziato bene questo programma. Sempre un bel derby, secondo me. Cosa? In generale Juve Toro? Sì. È il derby, diciamo, il primo derby mai disputato in Italia, cioè il derby più vecchio. Poi vabbè, sappiamo che ce ne sono tantissimi in tutto il territorio italiano. E l'anno prossimo... Soprattutto il derby d'Italia. Il derby d'Italia, il derby che in realtà d'Italia. Un'espressione che è stata utilizzata, che si intende Juventus Inter ovviamente, ma è un'espressione che è stata, diciamo, coniata per indicare una rivalità forte tra queste due squadre importanti nel panorama italiano, anche se comunque il derby d'Italia è Catania-Palermo è il derby di Sicilia, che... tra l'altro l'anno prossimo speriamo di no per il Catania, perché comunque essendo vicini abbiamo un po' di cuore rosso-azzurro al nostro interno, bisogna ammetterlo, almeno io, sì, cioè, io da sempre. Domani
domani il Catania, cioè il Catania intanto questa settimana ha giocato un bel primo turno della fase dei playoff per risalire in Serie B, contro la Virtus Francavilla ha effettuato una rimonta. Allora al Catania bastava solo il pareggio, perché chi giocava in casa e comunque faceva il risultato, cioè no, faceva il risultato, chi giocava in casa aveva a disposizione due risultati su tre, perché non ci sarebbe stato il ritorno visti i tempi stretti post coronavirus. Al Catania non è bastato il 2-2, hanno segnato all'ultimo 92esimo, Giovanni Pinto, che tra l'altro una bella azione, è partito praticamente dalla sua metà campo, ha saltato due avversari così a casissimo, a random, e l'ha inzaccata dietro il portiere. Il Catania, quindi Virtus Francavilla fuori dai playoff, rimarrà in Serie C anche la prossima stagione. Il Catania invece ha aspettato, poi il giorno dopo c'è stata la sfida tra Ternana e Avellino, la partita è finita 0-0 e si è deciso, cioè in base a questa partita poi si decideva contro chi avrebbe giocato il Catania domani. Il Catania giocherà domani sera, giocherà con la Ternana a Terni, quindi in casa della Ternana. È una sfida, io non so quanto voi siete informati sulla Serie C, però provo io a spiegare un pochettino la situazione. Di solito è quella che rende di più in fatto di schedine. Cosa, la Ternana? La Serie C. Ah sì, perché comunque le quote rendono bene. Tra l'altro stiamo vedendo anche la prova della MotoGP che ripartirà il 18 luglio. Quindi vabbè, chiusa la parentesi MotoGP, parliamo ancora di Catania, attendiamo il secondo tempo, poi ci ascoltiamo un brano e torniamo anche per parlare del Catania però a livello societario. Intanto stavo dicendo, quindi Ternana Avellino è stata la partita che si è giocata che avrebbe decretato la sfidante del Catania. Il Catania al Catania avrebbe fatto sicuramente molto meglio sfidare una squadra come il Catanzaro, perché se avesse vinto l'Avellino il Catania non avrebbe giocato con l'Avellino, ma per questioni che in realtà non vi so spiegare nemmeno io, in base agli accoppiamenti avrebbe giocato col Catanzaro e avrebbe giocato in casa, quindi comunque sarebbe stata molto più agevolata, anche se comunque il fattore casa ora come ora non è che conti più di tanto, perché gli stadi sono chiusi, cioè si giocano tutte le partite a porte chiuse, per cui la squadra di casa non ha il sostegno che potrebbe avere del pubblico che potrebbe avere in una diciamo situazione normale. Però comunque in realtà influisce il fatto che comunque quando si è a casa il campo diciamo si è più affini con il campo. Basti pensare quando c'è il cambio di un giocatore che per esempio va a giocare nella sua ex squadra, si trova un po' meglio se è appena arrivato nella nuova squadra, perché il campo comunque lo conosce meglio. Certo, questo è anche vero. Perché anche se per piccolezze i vari prati e le varie cose vengono curati diversamente e quindi si può trovare un campo più morbido oppure uno più duro. Stiamo andando proprio quadrato, nel dettaglio, però bello, mi è piaciuta questa cosa che hai detto. Quadrato è esultato con la M. La M di? Non lo so, mi è dedicato il gol a me. La M di Matteo. Mi ha dedicato il gol? Non lo sappiamo, cercheremo di capire anche questo. Non ci ho fatto caso alle risultanze. È esultato con la M, così. Che non vorrei fosse una cosa, non si può dire la M e poi sarà sua figlia, non so come si chiama sua figlia, lo cerchiamo subito. Va bene, comunque ci ascoltiamo adesso un'altra hit, perché ormai abbiamo deciso di mettere hit oggi la scaletta, così ci pensa la regia a fare tutto quanto. Ci ascoltiamo la canzone della fino alla scorsa settimana era prima in classifica, Elodie con Guaranà. No, comunque il Catania ha fatto una bella partita anche per la questione società. Ho visto anche che anche il Trapani sta facendo bene. Il Trapani in Serie B però, ma non è che abbia fatto tutta sta bellissima stagione. Il Palermo era salito, infatti per questo Palermo, volevo parlare. Intanto è iniziato il secondo tempo. Ha dedicato a sua moglie, Melissa Botero. Ah, ok. Non perfetto. È detto. Non lo sappiamo. Comunque è iniziato il secondo tempo della sfida dell'Allianz Stadium. Restiamo con la canzone. Nel caso di aggiornamenti, prima che finisca, vi aggiorniamo. Questi aggiornamenti vi aggiorniamo. Vai da queste prime tempi. Arriva la batteria, perché...
dopo. Lasciamo la città. Tequila Guaraná, 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 tequila Guaraná, 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 tequila Guaraná. Tequila Guaraná. Arrivo gli scrivo a cara thanks me fra, mi fa au oh, fra ai tuoi fra e lo dici. Mamma, sto sudando. Io comunque c'è tanto ritardo, cioè qua ancora devo iniziare. Che succede se segna Bremer? Vingo qualcosa? Se segna Bremer in calcio d'angolo. Beh, No. Mi vedevo sì. No, niente, niente. Ma la canzone di Clementino ce lo dobbiamo rendere più dire. Non lo so perché oggi mi ispira Clementino. Eccolo. Eccoli. C'è il computer di tua sorella? È mio quello. Ah, vero, da capisco, mi sono capito. E lo dico con Guaraná qui a Bar Sport quando è iniziato il secondo tempo di Juventus Torino. Quindi squadre che sono rientrate in campo, stavamo parlando anche del Catania comunque. Il Catania che diciamo sta vivendo a livello societario non un periodo molto, molto florido, molto fiorente. Si è trovato in difficoltà, manca. Cioè, in realtà ci sarebbero interessamenti da tante società per acquistare appunto il Catania dopo lo scandalo che c'è stato con Bulvirenti, con lo Monaco. Comunque non hanno vissuto proprio un bellissimo, non stanno vivendo tuttora un bellissimo periodo, però nonostante questo ha dimostrato veramente molto, molto carattere nella sfida contro la Virtus Francavilla. E una cosa bella che hanno fatto è stato anche andare ad esultare sotto la curva nord vuota. Praticamente hanno cantato alla fine partita, è stato un bel gesto. La cosa bella della partita l'altro giorno è stata anche che a fine primo tempo si è staccata la luce proprio nell'impianto del Massimino, sono rimasti al buio. Andando Prospero lo vedo molto concentrato. Buongiorno Prospero. Capito, lo sai cosa è successo durante la partita dell'altro giorno? Calcio di punizione a fine primo tempo, calcio di punizione per il Toro, vabbè, già battuto, vediamo come va a finire. No, ma comunque nulla da segnalare, nulla da segnalare, perché qui già siamo 3 minuti avanti, non siamo riusciti a ripristinare benissimo il segnale. Che stavo dicendo? Quindi grande prova del Catania e il Massimino blackout. Spento, il blackout è stata la cosa più bella, cose che possono succedere solo in quelle cose. È arrivato già il momento della pubblicità, vedi, tu non te ne rendi conto quando fai le cose, però prima di andare in pubblicità stavo dicendo, il Palermo è risalito in Serie C, quindi la prossima stagione ancora non si sa dove giocherà. Se tra Marsala ed Enna addirittura, perché non può giocare al Barbera per questioni di affitto dello stadio da parte della società, non hanno i soldi sostanzialmente, quindi ancora non si sa come andrà a finire. Quindi se il Catania dovesse salire in Serie B anche l'anno prossimo, buon per il Catania, buon per il Palermo che comunque è salito, ma non si giocherà per i tifosi, a malincuore dei tifosi, ma penso che per i tifosi catanesi non ci saranno problemi da questo punto di vista, non si giocherà il derby di Sicilia, Catania-Palermo, Palermo-Catania, nemmeno l'anno prossimo, anche ormai da qualche anno, secondo me ci starebbe anche una bella amichevole, anche se amichevole tra Catania e Palermo, amichevole. È difficile parlare in questi termini, però soprattutto tra le tifoserie, perché non è mai un'amichevole una partita come Catania-Palermo, o Palermo-Catania, come preferite. Va bene, tanto allora... Poco fa, qualche minuto fa, c'è stata la sostituzione
entra Matuidi, esce Pjanic. Esatto, esatto. Quindi qualche minuto fa. Cambio, sì. È stato 2 minuti fa. Sì. Va bene. Dobbiamo andare in pubblicità. Speriamo non ci siano cose da segnalare in questo frangente. Nel caso, dopo la pubblicità, vi aggiorniamo come Tiziano Crudelli che fa gol. Vabbè, basta. Dopo di questa se ne vanno tutti quanti. Sentite il ritorno. Gol! Ti immagini la gente straniera che ci sta seguendo, pensa che ha segnato qualcuno e non vedono nulla. Non ha segnato nessuno per ora. Azioni in attacco da una parte e dall'altra. Per scegliere le sfumature di colori più originali con pitture interni ed esterni. Ho bisogno di un gol di Cristiano. Ah, bello, ora c'è una canzone bella, non so perché è una hit, però è bella. Ampia scelta di ceramiche tra le marche più rinomate: Marazzi, Del Conca, Faidani, Dom, Panaria, Rack, Energy Care, Sanitari, Rack. Cosa mettiamo di Clementino? Di qualità della Frattini, Paffoni, non so, chi vuole essere milionario? Quello è un Fabio Fibra. Dispone anche una vasta gamma di arredo bagno. Vieni a trovarci in via Marconi 115 a Centuri, telefono 0935 74 390 o visita il nuovo sito completamente rinnovato. Non l'ho capito. La mano destra. Centro edile Cambria Placido.it. Centro edile di Placido Cambria. Ristrutturare con stile e risparmio. Sono farle l'attacco tocco di mano. Andiamo. Beh, entrambi i casi è fatto. Fuori gioco. Offside. Tipo 20 persone offside. Sì. Offside per il Toro. Belotti, dovevi stare un po' più dietro. Ora facciamo qualche pronostico, Buffon. Dai. Buffon sta facendo delle belle parate. Più tardi ci sarà Sassuolo Lecce, giusto? Sassuolo Lecce? Sì, detto Lecce. No, Lecce. Detto. Però... mondo migliore. Io ho bisogno di un gol di Barak e di Boga. Per il Fanda? Sì. Sì, se mi fanno doppietta. Mi sento improbabile. Per Barak. Per Boga? Sì, dai. Ci sta. Può essere un leccalecca. No. Perfetto. Peccato. Ah, palla. Hai visto un palla. Ti detto così è brutto sempre, però. Sta attaccando il Torino, la Juve. La Juve la sta un po' gestendo, l'ho vista. Comunque sì, l'offside c'era. Questa ora la commentiamo. Questa azione che ha avuto il Toro. Dobbiamo tornare. Clementino featuring Fabri Fibra. Chi vuole essere milionario? Prospero, la rompi quella poltrona oggi tu. Ho capito che sei stanco, però dai, per favore. Niente, questa è una canzone che ci ha richiesto il nostro Prospero. Mi ha detto Clementino, mettiamo Clementino e abbiamo messo Clementino. Ovviamente anche voi ci potete mandare le vostre richieste musicali sperando che vi possiamo accontentare. Lorenzo, non lo posso dire il tuo commento perché scendiamo troppo nei particolari. Comunque mi ha detto che una persona in particolare vincerà il vostro fantacalcio. Ti faccio vedere per un frangente di secondo il commento. Ok, a posto. Okay, basta, vabbè. L'hai visto? Allora, vabbè, no, visto. Non commentiamo il tuo fantacalcio, commentiamo la partita. Che cosa è successo? Sono comunque secondo, 6 punti dal primo. Si può fare. A posto. Dai, vabbè, queste chiacchiere da bar, le famose chiacchiere da bar. Prospero non commenta tutto ciò. Io sono ultimo.
conto. No, allora, siccome Lorenzo è penultimo, allora è invidioso. Aspetta, io sono ultimo con 3 punti. E il mio top cannoniere è D'Ambrosio. Cioè, il tuo capo cannoniere è D'Ambrosio. Sì, sì. Ha segnato comunque contro il Brescia, mi pare. Ha segnato D'Ambrosio contro il Brescia, sì. Hanno fatto 6 gol, non è che hanno segnato tutti tranne gli attaccanti. Hai presente Quagliarella, il vecchietto fenomenale? Sì. Tutti gli anni fenomenali me lo prendo io. Vabbè, ma ormai, cioè, non è che ormai è vecchietto. Scorsa stagione ha fatto una bella stagione. Quest'anno invece il capocannoniere, se non mi sbaglio, è Ciro Immobile della Lazio. Segue lui, Ronaldo, sì. Colui con cui ho vinto il mio primo fantacalcio. Io non ho mai vinto il fantacalcio. L'ultima volta l'ho fatto l'ho perso per un punto all'ultima giornata. Ma comunque, parliamo della partita. Allora, c'è stata un'azione qualche minuto fa, credo 4-5 minuti fa. Comunque, mentre appunto ascoltavamo Clementino, c'è stato il fuorigioco di Belotti, quindi da parte del Toro. Belotti era davanti alla linea di difesa. Quindi altra occasione, sì, occasione per il Toro, non concretizzata per il fuorigioco. Comunque il pallone era entrato anche in rete, dopo che l'hanno colpito, tanti giocatori. Prima Toro. Buffon l'aveva parata, però comunque già Immobile, Belotti era in fuorigioco. Esce intanto, è uscito Bernardeschi ed è entrato Douglas Costa per la Juve, quindi altro cambio. Magari fa qualche gol, visto che ce l'ho io. Sì, ma abbiamo visto saltare l'uomo solo contro il Genoa, praticamente. La scorsa fatto un bel gol. La scorsa partita, sì. E allora, visto che stiamo parlando anche di partite passate, durante la settimana comunque ci sarà un'altra giornata di Serie A che noi non seguiremo con il nostro programma, perché noi andremo in onda solamente il sabato per, impegni personali. Dalle 17 alle 19.30. Vi ricordiamo anche stasera che a partire dalle 21 ci sarà la Reggaeton Please Chart. Non so se ci sarà anche Vito, se ci sta seguendo lo salutiamo dopo di noi, però niente, volevo sapere anche pronostici sulle altre partite da parte vostra, e chiediamo anche a chi ci sta seguendo da casa, soprattutto anche nei live, ma anche su WhatsApp al 334-168-7125, vedete in sovrimpressione il numero, di darci dei pronostici sulle partite di questa giornata di Serie A, che ricordiamo è la 30ª giornata. Quindi sì, Juve-Toro in questo momento siamo sul 2-1 e siamo al 59esimo, quindi siamo arrivati a un'ora di gara, un'ora di gioco, escluso ovviamente il tempo della pausa tra il primo e il secondo tempo. Sassuolo Lecce è alle 19.30. Che cosa mi dite? Sì, Giacomo, l'abbiamo detto, stasera alle 21 chart reggaeton. Ci scrivono, ci arrivano le notifiche da questo punto di vista. Allora, abbiamo detto più tardi Sassuolo Lecce. Sassuolo concede tanto in difesa. Mi aspetto un gol del Lecce. Quindi 1-0 Lecce. 3-1 Sassuolo. 3-1 Sassuolo. Prospero? Facciamo 3-2. Facciamo 3-2. Io pure mi accodo sul 3-2 per il Sassuolo. Anche perché non sai cosa dire altrimenti. No. 3-2. Il Sassuolo ha ripreso bene. È stata la bestia nera dell'Inter praticamente in questa seconda parte di stagione post 3-2. Doppietta Caputo. Boga. E invece del Lecce Mancosu. Sì, ma non ce li ricorderemo mai. Facciamo solo il risultato. Caputo non fa doppietta, secondo me. Perché ce l'hai tu? Ce l'hai contro? Tripletta. Ah, ok. Ok, poi c'è... io vi do il mio pronostico. Secondo me finirà 2-1 Sassuolo. Non vi dico i marcatori. Lazio-Milan. Secondo me il gol di differenza Secondo me 1-0 Lazio. 1-0, così, vittoria di misura contro il Milan. Sì. Allora, io mi aspetto una gara tutta Lazio. Quindi, secondo me, 2-0 Lazio. 2-0 Lazio. Io invece ti dico che il Milan segnerà il primo gol e alla fine la Lazio vincerà in rimonta per 3-2. Così. La sparo così, perché il Milan secondo me ha bisogno di punti e in qualche modo, cioè in realtà non ha nemmeno tantissimo più da chiedere il Milan, però ci vuole provare fino alla fine della stagione. Non lo so. Però la Lazio dal canto suo ha bisogno di recuperare. Spero anche per il Milan. La Lazio comunque è una squadra che merita, soprattutto in queste ultime partite.
Ok, allora andiamo anche alla diciamo, intanto mi arrivano messaggi. 3-1 intanto Juve, tra poco vedremo anche il gol che non so chi ha segnato, vediamo ora. Non ce lo spoileremo. Sappiamo solo che ha segnato il 3-1 la Juventus, quindi si riporta nuovamente, allunga nuovamente di due reti il proprio vantaggio. Anzi, allora, io lo guardo. Ah, vabbè, ancora non mi sfunta. Comunque, Lorenzo ci ha scritto che nella partita da Sassuolo-Lecce Mancoso farà tripletta. Ah, vabbè. Ho visto che ha segnato. Mancoso tripletta, quindi. Ce l'ha lui al fantacalcio. Va bene, torniamo ai nostri pronostici in attesa di vedere il gol. Forse se è stato qua il calcio d'angolo. Boh, non lo so, vediamo. CR7 di testa, così. Senza saper leggere né scrivere. Rabiot di testa. Io lo so che ha segnato, però non lo posso dire. Ah, qua c'è un giallo per De Silvestri, se non allora sbaglio. Allora mi aspetto una punizione. Un calcio di punizione. Attenzione! Aspetta. Si è segnato lui. Così avete capito, però così allora, ho fatto capire si è, anche... Si è segnato lui di punizione. Comunque Aina, come cavolo si chiama di nome? Olaina, sì, che c'era il fantacalcio, ma non l'ho messo. Quindi meno uno. Non l'ho messo. Vabbè, non l'hai messo, però per chi c'era il fantacalcio, meno uno. Quindi, c'è stato il fallo di mano, quindi calcio di punizione giusto. Braccio largo ci sta. Assolutamente sì, assolutamente non congruo. Se dobbiamo andare allora, prima partita, allora, non la segno, 3-1 Juve, io non ci sto credendo. Non segna subito. Secondo te sulla ribattuta? La stiamo vedendo? È un po' indifferita. Non ci credo. Ronaldo di testa. Se c'è il reset a sia di punizione, noi ce ne possiamo andare, ragazzi. Cioè, dopo allora, due anni di Juve... Non l'abbiamo visto. Non sappiamo nulla. Cioè, stiamo vedendo in questo momento Ronaldo con la sua solita posa. Parte CR7, bellissimo gol. Non ci credo. Su calcio di punizione per Cristiano Ronaldo, battuto Sirico all'incrocio. Mamma mia. Mi è sembrato dalla prospettiva che l'abbia messa all'incrocio. Ha segnato finalmente. Ha segnato un quarto d'ora fa. Non ha ancora segnato in punizione da quando è la Juve. Profeta. E non credo che lo farà. Eccolo. Si è levato anche l'elastico. Fallo anche tu, Prospero, mentre ci sei. L'ha fatto veramente. 3-1 Juventus. Torniamo ai nostri. Bello. Piazzata bellissima. Finalmente. Battuto Sirico. Applauso finto. 3-1. Vabbè, da sportivo 3-1 Juve, gol bellissimo su punizione di CR7. Cristiano Ronaldo porta nuovamente, cioè allunga nuovamente il vantaggio dei suoi. Io ho pronosticato il 4-1 quando pietta di Ronaldo. 4-2 tu hai detto. Hai ragione, ho detto 4-2. Ma speriamo quando pietta di Ronaldo. Vabbè, non posso parlare, dai, bisogna restare imparziali e sportivi. Quindi 3-1 Juve. Torniamo ai nostri pronostici. Mi dispiace per Lorenzo. Inter Bologna. Allora, è qua. Allora, Bologna pareggia contro l'Inter. Bologna pareggia contro l'Inter. Sì, 2-2. 2-2. Sì. Così. Io mi aspetto un pareggio. No, secondo me è 1-0 Inter. Così, dimmi su tu tutte le vittorie, dimmi su 1-0 Lazio, 1-0 Inter. Sì. Cioè, stiamo avendo un derby bellissimo. Voglio dire, cioè, bellissimo. Oddio, una bella partita, tutto sommato. Sì, ma perché sono delle gare molto chill queste qua, capito? È tutto scatola chiusa perché abbiamo ripreso, quindi non. Però il Milan, ha pareggiato con la SPAL. Ha bisogno, secondo me, cioè si vuole riscattare no, stasera, però è la Lazio. Con la Lazio. Vabbè, intanto andiamo avanti con i pronostici, sì, poi commentiamo. Se no ti dico, vince il Milan 2-1. Aia. E lo scarto lo fa Ibrahimovic. Che io tu non dici, l'ultimo, che io, l'ultimo gol. Io non l'ho messo in formazione. Tu c'hai al Fanta. Sì. Ma perché pensavi fosse ancora indisponibile? Non so, mi fido ancora. Non mi ricordo se ha giocato con la spalla. È entrato a partita in corso. Ho capito. Vabbè, comunque andiamo avanti. Intanto non cambia il risultato, sempre 3-1 per la Juventus. Cristiano Ronaldo di punizione. Calcio di punizione. Chiamatela adesso, Penaldo. Vabbè, andiamo avanti. Brescia-Verona, questa è una sfida.
Ah sì, hai ragione Prospero. Allora che facciamo? Abbiamo parlato assai. Completiamo i nostri pronostici dopo. Ci ascoltiamo un pezzo che non so perché è inserito nelle hit, però è una canzone che a me piace moltissimo. Penso che piacerà anche a voi, in qualche modo. Possa piacere anche a voi. È una canzone dei Ladri di Biciclette, quindi il cantante è uno juventino doc sfegatato, è Paolo Belli, che è anche il cantante colui che canta l'inno della Juventus. Il gruppo però sono i Ladri di Biciclette, quindi stiamo parlando di una canzone di un paio di anni fa. Non so perché è inserita nelle hit, però ce l'ascoltiamo. Si chiama Dr. Jets e Mr. Funk. Chiamatela adesso, Bernardo. Hashtag chiamatela adesso, Bernardo. Bene, comunque Lorenzo è il più attivo nei commenti. Sta scrivendo qualcos'altro. Lorenzo, mi dispiace. Inter 3-1. Allora, contro il Bologna. Io il gol del Bologna me l'aspetto da Palacio e da Soriano. Allora, lui invece lui dice, Soriano, sì. Questi sono i suoi marcatori comunque. Barella, Lautaro, Lukaku e Palacio per Palacio. Il Bologna. Palacio ce l'ha lui. Lui, sì, certo, lui poi che gli segnano i suoi giocatori, naturalmente. Comunque, calcio d'angolo per il Toro. Certo, è iniziato con un po' sta canzone, però è bello, a me piace. Brescia-Verona è una gara interessante. Mi aspetto tante sorprese. Comunque, però, tranquillo per la musica, tanto è un programma sportivo. Ah? È un programma sportivo, noi parliamo di sport, la musica ha un piano. Sì, mare, però poi la gente si rompe i coglioni. Ma veramente lo sto facendo proprio per quelli che vogliono seguire le partite, infatti oggi sto prendendo ascolti. Cioè, sulla radio nessuno, siamo tutti su Facebook. Sono così nero che più nero. Poi vince la Juve, gliela mettiamo. Poi un altro sabaudo devi mettere. Ah? Poi un altro sabaudo devi mettere, e mi hai capito. Ma non ne abbiamo assai. Dai, almeno c'era una vodka, penso che c'è. C'è due volte Algoritmo. Due volte, ragazzi. Allora, mettiamo quando nessuno ti vede, per carino. Certo, dobbiamo andare anche sull'altra sponda, anche se stanno perdendo comunque. Però è strano, non mi sono arrivate notifiche per farmi calcio sul gol di Ronaldo. Ora glielo annullo. Comunque 28 collegati, stiamo andando forti, salutiamo chi ci sta collegando. Penso che la maggior parte saranno Hello. Hello. Oh, azione di Dybala, bellissima. Secondo te ci arriva la doppietta? No, doppietta CR7. Ormai mi viene spontaneo chiamarlo CR7. Cioè, per me lui è CR7. Ah, però. Ah, bella. Pericoloso. Però troppo sul portiere. Si è guardato anche il cartellone pubblicitario. Ha spinto. Litigio tra Lukic e Dybala. Comunque l'Allianz Stadium vuoto, però sì, solo se lo vai a visitare. Se andava anche la sostituzione. Esce il Millico, cioè entra il Millico ed esce Dybala si è ritrovato la scarpetta di Lukic. Vabbè, è tutta strumentale, una possiamo rientrare. Fuori dagli spalti. Ladri di Biciclette, Paolo Belli, Dr. Jets e Mr. Funk. Bella sta canzone, che è un po', si rifà al film, al libro anche famosissimo, Dr. Jekyll, romanzo Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Dr. Jets e Mr. Funk sono due facce della musica nera. C'è arrivato un commento intanto su Facebook da un nostro ammiratore, questo lo faccio vedere proprio per farti capire quando sei scemo. Ci saluta un certo Prospero Trovato, ci dice: ciao, siete i miei idoli, mi salutate, ciao Prospero, ciao Prospero, ciao Prospero, hai un nome bellissimo, fan, tra l'altro l'ha mandato anche due volte, è arrivato sto commento,
Comunque stiamo sentendo ancora in sottofondo, c'è stato un cambio intanto per il Toro, è entrato Millico, è uscito Verdi, niente, stiamo seguendo ancora la partita che è sul 3-1, siamo al grazie siete i miei idoli, si scrive sempre Prospero, salutiamo, piuttosto che scrivere, concentrati, allora stiamo seguendo la partita, nulla di troppo, c'è stato un litigio, questo tanto per fare anche gossip, Matteo, cosa è successo? C'è stato un litigio tra Dybala e Lukic, perché Lukic, cioè Dybala si è ritrovato il piede di Lukic dentro allo stomaco, così, a random, a caso. Sarei a caso. Venuto pesante. Sono caduti praticamente sul cartellone pubblicitario. Esatto, tutti e due. Lukic non si spostava e... Dybala ha preso la gamba di Lukic e l'ha proprio lanciata. E levate, come immagini gli rompevano la gamba. Spostati. Vabbè, comunque siamo al 71esimo nella realtà, mentre qui il real life mentre in differita qui nel nostro segnale siamo ancora al 69esimo, tra l'altro un minuto molto molto compromettente, particolare. Esatto, va bene, niente. Che è successo, Matteo? Sei uscito dalla diretta? Sta giocando col telefono. Stai rispondendo ai messaggi, sì. Stai controllando se ti è spuntata la notifica. Sta giocando al telefono. Di Ronaldo che ha segnato il gol. Sta giocando a Clash Royale. Sta giocando a Clash Royale? Esattamente. Sì. Okay. Intanto non ti vedono, Matteo, puoi solo parlare in questo momento. Vabbè, mi avete lasciato da solo come inizio puntata. Comunque sì, ci stanno seguendo tante persone. Torniamo al nostro giochino. Intanto è stato ammonito Dybala, se non ho visto male. Un attimo, perché se c'è un cartellino bisogna, esatto, se tu ti distrai, esatto, lo devo dire, esatto. Sì, è stato ammonito per Dybala per simulazione, non ho visto forse bene qui. Ma come simulazione? Allora, cerchiamo di capire bene la dinamica. Non voglio fare il classico juventino medio che va che parla troppo, però no, qui abbiamo rivisto, non c'era la simulazione. Non c'era la simulazione, io non l'ho vista, proprio di sfuggita, non ero girato. No, vabbè, no, praticamente si è fatto male, secondo me. Quindi... Si è fatto male? Sì, si è fatto male. Quindi, secondo me, ha sbagliato l'arbitro. Non era quello, perché ancora non è spuntato il cartellino. Magari simulazione, no. Vabbè, comunque il punteggio resta per adesso sul 3-1. Torniamo ai nostri con i pronostici, sì. Eravamo a Brescia-Verona. Sì. Allora, 3-0 Verona. 3-0 Verona, così? Sì. Così. Quindi sì, Brescia, sì, altri gol... Forse magari 3-1. Ti dice il gol della bandiera del Brescia, gioco in casa. Sì, sì, sì. Ma io ti direi anche 3-2 per il Verona. Cioè, il Brescia secondo me la perderà anche se gioca in casa, però... finisce 3-2, ne fa due gol. Balotelli gioca, giusto? No, perché ha litigato con la società, non so se... Io ti ho detto 3-0 perché ho Silvestri, il portiere del Verona al Fantacalcio, ce l'avevo tre consigliati e quindi l'ho messo. Ah, a posto, perché tu segui i consigli di Fantacalcio. No, 3-2, 3-2, 3-2. 3-2, quindi come il mio. 3-2 3-1 o 3-2, secondo me. Vabbè, comunque vince il Verona, abbiamo capito questo. Cioè, se dovessimo mettere il risultato 1, o forse il 2. Il 2. O forse un 2-1 tranquillissimo. Va bene, dai, andiamo a vedere, andiamo avanti. Cagliari e Atalanta, io qui 3-1 Atalanta. No, 2-2, 2-2 secondo me. No, 2-2. l'Atalanta secondo me anche contro il Cagliari. 5-2 Atalanta, ci ha fatto vedere di queste goleate. Il Cagliari concede troppo in difesa, soprattutto contro l'Atalanta che segna troppo. Cioè, ricordiamoci, sono partite scatola chiusa, quindi anche se giocano in casa non cambia nulla, cioè, conoscono solo lo stadio, l'impianto, però non, come diceva Prospero, comunque conoscono il campo in cui giocano, non c'è il supporto dei tifosi, non c'è il dodicesimo uomo in campo, ecco. Doppietta di Simeone e tripletta di Papu Gomez, no. E gli altri due? E gli altri due, Muriel e Malinowski. Malinowski. No, secondo me 3-2. 3-2 Atalanta? Sì. La Malinowski segna, secondo me. Poi Parma-Fiorentina. O 2-2 o 3-2.
Parma, allora, questo è difficile perché il Parma, ah, in Parma, casa. Fiorentina, direi un 1-0 per la Fiorentina. C'è stato un cambio perché ho visto il Super Spot 2-2. Ah no, c'è Cooling Break. Cooling Break all'Allianz Stadium. Quindi secondo me 2-2 pareggio. X quindi. Sì. Pareggio, ma pareggio. Ti direi anche un pareggio, ma non ti so dare. Vabbè, dai, 2-2. Prospero? Non lo so, non mi espongo troppo. Guarda, se ti devo dare una vincitrice, Fiorentina, 3-2. Però io resto sul pareggio. Credo 1-0 Fiorentina. Sì, sì, 1-0. 1-0 Viola. Sì. 1-0 o 1-1? No, ma secondo me il Parma... Il Parma, secondo me, può segnare. Sì, esatto, sì, finisce X, finisce, ma la Fiorentina quest'anno non è andata bene, non sì, lo so, capisci, poi... perché la Fiorentina è un po' così. La Fiorentina ha giocato bene contro la Juve, sì, però poi sappiamo come poi... La Fiorentina gioca sempre bene contro la Juve, sì, è vero, una volta anche vinto. Vabbè, al solito, vai. I commenti, vai. Li facciamo dopo. Sampdoria Spal, questa, vabbè, è sfida da bassa classifica, quindi, vabbè, è scontro diretto. Secondo me 2-0 per la Samp. Io 2-0 Spal. 2-1 Samp. Quindi per voi vince la Samp. Sì, vabbè, sì. Anche se è un po'... Udinese, più che altro una speranza personale che segni Quagliarella, perché ormai... Sì, ma Lorenzo mi manda... Vabbè, qua ci scrivono... In francese arrivano commenti nel frattempo che io non riuscivo a vederli perché sto guardando un'altra scheda. Arrivano i pronostici di Lorenzo, ma se ci scrivi anche la partita, Lorenzo, ci agevoli moltissimo perché così riusciamo a capire a quale partita riferisci. Penso che lo 0-4 si riferisca a Cagliari-Atalanta, non vorrei errare perché solo da una squadra come l'Atalanta quest'anno ti puoi aspettare tanti gol in una partita, veramente. Poi abbiamo detto Sampdoria Spal, domani c'è anche Udinese-Genoa, così arriviamo anche allora, al match. Udinese-Genoa, vittoria Udinese, 2-1, gol di De Paul, aspetto De Paul. 2-1 Udinese. 2-1 Udinese, sì. Prospero? No, io mi ero concentrato sui commenti, non quelli che ci stanno facendo. Ah, perché tu stai seguendo la live. Perché questa signorina che ci invia Juventus Vissorino live. Sì, live now, click here. Ci vuole levare gli ascolti in qualche modo. Ma secondo me è un... Ciao Mohamed. Ciao Baghindeda, Mohamed. A quello che Mohamed scrive in francese. Quando è stato 14 anni fa l'Italia passava in semifinale contro la Germania e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Allora no, vabbè, salve. Vabbè, dai, è vero, 4 luglio, ne parliamo magari a fine della partita. Comunque sono le 18:57. Dai, abbiamo Napoli-Roma, Napoli-Roma. Allora. E poi ci ascoltiamo un brano e andiamo in pubblicità e c'è anche il radiogiornale e poi l'ultima mezz'ora del nostro... Del nostro programma 1-3 1-3 Roma Napoli. Napoli Roma. Ah, no, allora 3-1. Scusa, 3-1 Napoli. Prospero? Napoli Roma. Dai, Napoli Roma. Secondo me vince la Roma. Aia, scelta rischiosa. Non dico il risultato, ma secondo me vince la Roma. Non so perché. Ma vabbè, la Roma deve riscattarsi. Ha tanto da fare perché ultimamente non sta facendo bene. Sì, secondo me non farà bene neanche contro il Napoli perché c'è il Napoli sta giocando veramente bene, in ottima forma, quindi ci scrive un altro amico. Questo lo faccio vedere a me perché okay. Hi, I'm from Italy, can you tell me something, girl? Comunque no, sinceramente no, non traduciamo. Comunque ci arrivano anche, diciamo, reactions in cui si piange. Ci sarà qualche tifoso del Toro che sta guardando la partita, oppure quel francese, o comunque il francese che gli abbiamo ricordato quello che è successo il 9 luglio 2006. Vabbè, comunque niente, dobbiamo ascoltare un brano. Vi do il mio pronostico di Napoli-Roma. Sento Higuain entrerà tra poco. No, è già entrato, forse. Non si sa. 1-1, dice Lorenzo, Roma-Napoli, Kolarov e Milik. Kolarov ce l'ha lui, Milik ce l'ha lui.
Perfetto, quindi cioè, allora, gli conviene. Devi essere... Perché sei no, 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 poi ne parli in privato. Comunque, secondo me finirà 2-2. Pareggio. Pareggiano. Vabbè, allora, noi ci ascoltiamo un pezzo di un tifoso Granata, che ultimamente sta facendo, non fare quello che stai facendo perché ti picchio, Prospero, ultimamente sta facendo bene anche a livello musicale, ha fatto uscire il suo album a novembre scorso, un bell'album che io ho anche acquistato, mi è piaciuto molto. Willy Peyote con Quando nessuno ti vede, poi pubblicità e regia, e torniamo per l'ultima mezz'ora di Bar Sport. Willy, sì, sfegatato. Salutiamo Willy se ci stai seguendo. Sicuramente. A posto di guardarsi la partita, sta seguendo noi. Noi la stiamo commentando, stiamo raccontando. Oh, ormai dopo mettici una canzone di Shade. Stiamo facendo tutti i torinesi. O di Bugo. C'è la di isla Bugo. Di Elettra Lamborghini. Che fanno la mette. Vabbè. Forse no, no, vediamo se c'è qualche show. Un defa da d'angolo di Ferreri. Autostop mettiamo di Shade. Però che Giussi Ferreri è esce di Bale entro Guain. Guain che a me piace troppo come giocatore, però. Non ti piace proprio o ti piace troppo? Mi piace. Ah, sì. Un buon giocatore. Quindi esce di, è uscito di Bala. Qui siamo all'82esimo. Qui siamo all'ottantesimo, quindi ci sono due minuti scarsi. Tanto è uscito De Silvestri. È entrato Edera. Entra Edera. Quindi De Silvestri, Edera è il cambio. Secondo cambio per la Juve, secondo anche per il Torino, se non sbaglio. Vediamo come gestisce palla qui Belotti intanto. Prova a mettere palla sul fondo, comunque non c'è nessun cambio di risultato, quindi... Buffoni para tiro sicuro già subito ed era prova il tiro per entrare. Se parliamo più piano è perché ovviamente non siamo live, quindi ci stiamo un po' riposando, sì, la voce, sì. Magari riflessioni che posso di farle in mente le esponiamo a bassa voce. Vedi acqua? Sì, un po' di acqua buona, buona, che l'acqua è buona. Perché non si vede la mano? Ah, sì. Comunque Lorenzo è stato il più attivo nei commenti. Grazie, bravo Lorenzo. Grazie. Grazie Lorenzo. Sia l'unico che italiano che ci sta. Mi sa di sì. Perché di solito le persone si cercano su Facebook le live delle partite. Delle partite, capito? Metti il tappo, lo tieni lì. Mettilo. Siamo molto di feedback. Buono, buono. Intanto ci stanno seguendo un po' di questo. Non c'è più. Sono novità per ora. Non capisco niente. Non mi è una pena. Ottantaquattresimo. Siamo proprio in dirittura d'arrivo. Sta per finire il match. Penso che appena rientriamo sarà finito. Vai. E c'è il radiogiornale, tanto c'è pubblicità. Guarda Mauro, tavola calda e la prossima volta, sì, va bene Lorenzo, la prossima volta ti invitiamo in studio. Ho visto tutto ciò. La prossima volta non c'è la Juve. Bardo Mauro offre anche un comodo servizio catering e una saletta per quando sono sbagliato, c'è stato tiro di Wayne, sì, fuori gelato artigianale da spazio alla destra della porta di difesa della Sirigu, mi è rimesso al fondo per questo. Tanto è entrato Ansaldi,
Anzaldi, che è un cognome molto illustre a Centurico, è uscito Alaina. Filippo Anzaldi sarà apparente. Anzaldi ex Inter. Ex Inter, vero. Centro edile di Placido Cambria a Centuripe, in continuo aggiornamento. È un meme della radio questa cosa. In campo edilizio ed avere sempre i migliori prodotti a prezzi competitivi. E dandoci un altro cambio per il Toro. Sistema tintometrico Keracol. Entra il numero 30, no, esce Bremer. Bremer, quindi niente, niente gol da calcio d'angolo. Entra Didi. Gigi Didi. Non si può dire Didi. Quindi difesa 3, Lianco, Izzo e Gigi. Gigi, che non è Gigi Buffon. Beh, sai perché ha giocato nel Paris Saint Germain, quindi Gigi. Siamo all'86esimo. Grazie Lorenzo, lo so che sono grande. Altro tiro. Rabiot. Io non sono un grande. Attenzione, attenzione, cambia ancora il punteggio. C'è il 4-1 della Juve. Manca il gol. Vabbè, aspetta, aspetta, no, entriamo qui. Entriamo qui. È cambiato il... No, vabbè, facciamo ascoltare l'annuncio orario. Prima di appunto rimandarvi al radiogiornale di Radio Studio 2, perché sono le 19, è cambiato il parziale nuovamente all'Allianz Stadium, come vedete anche in grafica per chi ci sta seguendo su Facebook e YouTube. Volete detto chi ha segnato? Sì. È stato un autogol dell'appena entrato, cioè è entrato poco fa, Gigi, autogol di Gigi. Ora vedremo anche come è stato, però per adesso vi facciamo ascoltare il nostro radiogiornale, ovviamente sulle nostre frequenze. Torniamo tra pochissimo. Io mi aspettavo una doppietta. 4-1 Juve, c'è stato l'autogol. Secondo me si partirà da stazione perché siamo all'87. Vabbè, a questo punto finisce 5-1. Gol Ronaldo hat-trick. Ma su YouTube rispondate. Aspetta, hat-trick non vuol dire tripletta. Non ci sta. No, hat-trick nel senso che è stato un bel gol, quindi cosa? 2 minuti ci vuole. Vabbè, c'è Shade poi. Autostop. Quella no. Mantenendo la distanza di almeno un metro. Evita abbracci o strette di mano. Evita luoghi affollati. Copri bocca e naso con bellore il mio pronostico sarà. Magari finisce 4-2, però. Ah? Vediamo Douglas. Ah, brutto, aia. Brutto. Aia. Brutto questo autogol. Aia. Ha intercettato praticamente il cross il traversone di Douglas Costa e l'ha insaccato nella sua stessa porta. Quindi 4-1 Juve. Ricordiamo a chi ha Douglas Costa al Fanta, non è considerato assist. No, è autogol. Ricordiamolo. Chiaramente no. Comunque, gol Ronaldo hat-trick, suppongo si riferisca al la punizione. Al calcio di punizione è battuto benissimo, cioè tiro fantastico, poco da dire. E comunque non è che c'è uno qualunque a difendere i pali del Toro, c'è Sirigu che comunque è un buon portiere, quindi no, non poteva farci Ronaldo nulla. Ha fatto una punizione da Ronaldo, però Real Madrid, no Juve, perché Juve non ne ha segnato fino a però è un giocatore della Juve, per cui è giusto riconoscergli anche questo. Chiamatelo ora Penaldo, chiamatelo. Ah, entra un po' di freschetta. Lo facciamo partire questo hashtag, chiamatelo ora Penaldo. Attenzione, Douglas, mamma mia, accelerazione. Mamma mia. Cioè Ronaldo lì solo, se gli fosse arrivato il pallone sarebbe stato 5-1. La goleala. Intanto vediamo inquadrato Nedved, 40 secondi alla fine del biondone. E siamo al 90esimo praticamente. Ora cercheremo di capire anche di quando sarà il recupero. Vediamo. Commento. C'è un fuorigioco sul di Douglas Costa proprio allo scadere all'89esimo.
devo cercare di capire di quanto sarà il recupero. La Juve non ha giocato come a Genoa, però la vittoria l'ha meritata. Sì, decisamente. Sì. Abbiamo visto più Juve che Toro, sicuramente. Qua c'è il fuorigioco. Ci sono 4 minuti di recupero, quindi che partono, Toro, sono partiti adesso. Toro poteva difendersi meglio, sicuramente, però di fronte a questa Juve. Eh sì, la Juve è in forma, è stata data per spacciata dopo la sconfitta in Coppa Italia e invece si è dimostrata una grande squadra. Poi vabbè, è anche questione di colpi dei singoli, perché comunque lì davanti, tra Ronaldo e Dybala. Beh, Sarri ha trovato questa intesa dai tre e inizia ad usarli. No, Bernardeschi nel suo ruolo è forte, è forte. È stato veloce. Che punizione, che punizione. Bella, bella, bella. Si gira bene. Signorina, buonasera. Siamo come un film, non so come scena. Sì. Domani sera, facciamo la prima. Vabbè, ti aggiorno, dai. Non mi sono preparato la scaletta per oggi perché... Sì, ma il fatto è, vuoi fare lo stacchetto? Sì. E non abbiamo ancora un orario. No, non ce l'ho. Non hai nulla di preparato che puoi dire? No. Vabbè, allora facciamo una cosa. Organizziamo sto programma, vediamo come lo vogliamo fare. Perché lo stacchetto, se non ho l'orario... Io pensavo alle 8. Allora, ora poi chiamiamo Gianni. Comunque 92esimo. Comunque 4-1, come avevo detto io. Vero. Ma potevi giocare. No, io non dico che ho predetto il gol di Ronaldo, anzi ho detto vabbè, non segnerà, però ha segnato di punizione. Bello, bello, bello. Bel gol oggi. Tanto Seppe, palla per CR7. Seppe, puoi farmi un favore? Puoi dire, è da tanto che Ronaldo non segna di rovesciata. È da tanto che Ronaldo non segna di rovesciata. Esatto. Sì, però qua siamo al 93esimo, quindi non ci credo. Dai. La prossima partita c'è la Lazio, se non sbaglio. Seguiremo la Lazio insieme. Vediamo. Intanto oggi, 4 luglio, 3-16 giorni, ci sarà Lazio-Juve o Juve-Lazio. Non ricordo bene. Comunque il 20 Lazio Sassuolo 17-15 settimana prossima. Intanto rientriamo. Shade Autostop, la nuova hit dell'artista, del rapper torinese, tifosissimo anche lui della Juve, che sta vincendo 4-1 all'Allianz Stadium in casa contro il Toro in questo derby della Mole, che diciamo dobbiamo ammettere che è stato un po' a senso unico. Ultimi Shade 40 secondi che ha di gioco con Cristiano Ronaldo. Sì, nella partita del cuore, tra l'altro, Ronaldo ha subito, diciamo, cioè è stato costretto a marcare, esatto, Cristiano Ronaldo. Beh. Comunque, 5 secondi dovrebbero esserci al termine della sfida tra Juventus e Torino. Vediamo fino a quando prolungherà il gioco l'arbitro. Tra l'altro, porte chiuse, si vede scritto benissimo. È finita. A Torino, finita, Juventus, signori, batte Toro, vittoria nettissima della Juve, sì, anche autogol all'ultimo per gli uomini, per i ragazzi, gli uomini, è un po' sessista. Comunque, per i ragazzi, per i ragazzi Mister Sarri, stavo dicendo, vittoria anche, oserei dire, meritatissima. Qui ancora non è finita la partita, comunque ci sto dicendo gli ultimi vittoria... secondi. Allora guardiamoci, rivediamo cosa è successo proprio all'ultimo. Comunque la partita è finita, ha vinto la Juventus. Ora, io non voglio essere troppo frettoloso, ma ditelo ora, Penaldo è out, Sarri out. Vabbè, tu sei juventino, quindi ovviamente dici però... così. Però se dovessi parlare da sportivo, puoi dire che diciamo oggi è stata una bella prova dei ragazzi di Sarri, della Juve. Qua ancora la partita non è finita, manca un minuto. Qua palla intercettata, intanto vediamo cosa è successo.
Ah, vabbè, ma comunque non penso che sia un'azione. La Juve si difende bene. Si difa, basta, è finita la partita. Dai, Lanci, si è difesa bene. lo so, è brutto, perché tu devi commentare la partita che è già finita sostanzialmente. Quindi niente. Va bene, e allora, che partita hai visto, Matteo? Io il mio l'ho detto, non lo vuoi dire. No, non lo voglio dire. Allora, il Torino il primo tempo ha giocato bene, il secondo ha fatto un po' di possesso palla, però comunque non è riuscito a fermare la Juve, che sia primo sia secondo tempo ha fatto molto bene, ha creato diverse occasioni, è riuscito a concretizzare. Anche se comunque il Toro ha avuto anche delle belle occasioni, purtroppo non è riuscito ad arrivare in rete se non con un rigore. Calcio di rigore che ricordiamo è stato provocato da Matthijs De Ligt, sempre di mano, ovviamente è un po' lui diciamo gioca a pallavolo praticamente, lui gioca no, pallavolo. Però dai, lasciando stare questi errori che ogni tanto lui ha in fase difensiva, no vabbè, ultimamente non ne ha avuti, però la prima parte della stagione no vabbè, ma da quando è ripreso il diciamo il campionato non ci sono stati. Sì, ha giocato bene, dai, a parte sto fallo ha giocato molto bene, ha difeso molto bene. Non ci possiamo lamentare. Migliore in campo? Stavo per dirlo. Un po' come l'uomo partita. Vai. L'uomo partita bar sport studio 2. Matteo. Cristiano Ronaldo. No. Ragazzi, ma l'avete visto quel Rabiot? Scusatemi. Cioè, stai dicendo che migliore in campo è stato Rabiot? Stai nettamente ironizzando su un calciatore con un ottimo potenziale. Anche se già... comunque ha più di comunque, 24 questa anni. Scelta, questa scelta di giocare 10 contro 11 di Sarri è un po' una beffa, secondo me. Grazie mille per la telecronaca. Comunque, per Lorenzo il migliore in campo è stato Ronaldo. Ci ringrazio per la telecronaca. Non è una telecronaca, noi ci siamo limitati a diciamo a riportarvi le azioni è salienti. È più una chiacchiera da bar. Manca esatto. Solo... Allora, Ronaldo manca adesso ci ascoltiamo qui. Un altro brano, così ce ne ascoltiamo altri due. Anzi, ce ne ascoltiamo uno prima di finire, perché abbiamo l'ultimo quarto d'ora insieme. Poi diciamo facciamo le formazioni. Formazioni della partita che inizierà alle 19:30, che è Sassuolo-Lecce. Quindi poi vabbè, appena finiamo noi inizia la partita, sì. Non vi possiamo fare la radiocronaca anche di questa. Allora, migliore in campo per Lorenzo è stato o Ronaldo o Buffon. Io ti avrei ascoltiamo la canzone e poi vi dico il mio. E allora ci ascoltiamo l'ultima canzone. Io oggi non avrei voluto metterla, però mi è spuntata in scaletta, mi seccavo a cambiare perché non c'era il tempo. È la nuova di Elettra Lamborghini con Giusy Ferreri, La Isla. Giusy! È la parte più bella. Giusy! Anzi, la devo andare. Sì, è molto scontata sta canzone. Cioè, dobbiamo stare un minuto zitti, però, dai. Parliamo di sopra. Metto un po' più piano così non la senti. Allora, io ho detto Ronaldo perché comunque ha dato tante occasioni da gol. Vabbè, la punizione è stata bella. Io voglio sapere chi segnerà secondo voi del Sassuolo. Mi aspetto la risposta da Lorenzo. Del Sassuolo. Lui già ce l'ha detto, Lecce, tripletta con Ghost, perché ovviamente ce l'ha lui, fan da calcio. Ma sai che mi stanno sfuggendo i nomi dei giocatori del Sassuolo? Bomber Flocker. Flocker gioca che non spalle. Gioca nel Sassuolo, ovviamente. Caputo, Pogà, Berardi. No, Mimmo non segna. Segna Pogà. Grazie. Cavolo, io perché da dove mi è venuto Floccari? Vabbè, Sassuolo, Spal, cioè io i giocatori non li conosco, le squadre piccole non li conosco tutti quanti. Ciccio Caputo, Lorenzo dice. Vabbè,
ci può stare. Quindi segnerà Caputo del Sassuolo. C'è lui e Fanta? No, io ce l'ho contro. Ce l'hai contro tu? Ma no, non sono. Vabbè, ma ti ha segnato il Ronaldo di punizione. Cosa vuoi di più dalla vita? Un gol. Vabbè, io, ma ancora la giornata è lunga, dai. È finita, prossimo, stiamo rientrando. La Isla, Elettra Lamborghini e Giusy Ferrer. C'è prossimo, l'abbiamo perso. È finito, prossimo, è finito. Ah, che bella questa canzone. Perché? Prossimo sostegno Giusy Ferrer è juventina, prossimo, io non lo so, tu mi hai detto, l'ha detto Matteo, no, non l'ho detto io. Ah, non so, detto Matteo. Vabbè, allora il mio uomo partita non l'ho detto nemmeno live su Facebook in modo da non spoilerarlo ai numerosi fan della trasmissione, seguaci. Ci stanno seguendo, seguaci, followers. Ce ne sono stati tanti oggi, soprattutto stranieri, però ovviamente noi siamo qui pronti a ad accogliere tutti quanti, tutte le persone di qualsiasi nazionalità. Anche i francesi. Ah, mi sembrava che fosse cominciata già la partita. No. Ma ce l'abbiamo le formazioni? Comunque, prima delle formazioni, io volevo dire Dybala all'inizio come migliore in campo, però dopo il gol in realtà non è che si sia visto troppo. Ci sono stati sprazzi in cui ha giocato. Però CR7. Siamo d'accordo, Ronaldo. Migliore in campo Ronaldo. A lui deve fare gol o caca. Ora non faccio la battuta a Lorenzo. Non volevo dirlo. Avanti o caca. Avanti o caca. Fai gol. Esatto. Allora, formazione. Anzi, facciamo una cosa bellissima. Qui stoppiamo lo screen in modo che ci vediamo solo noi. Mentre che tu dite qualcosa, dai, parlate un po' della partita. Di la formazione, no? Stavo cercando di fare una cosa bella in modo da. Ronaldo, appunto, viene in campo da Sassuolo Lecce. Mi aspetto una goleada del Sassuolo. Goleada del Sassuolo. Anche se il centrocampo del Lecce mi piace molto. Ok, adesso dovremmo. Questa è Sassuolo Lecce, vediamo le formazioni. Allora, io non so se sono quelle definitive, ma penso che inizia fra 10 minuti. Siano quelle ufficiali. Sì. Quindi. Sì. E allora, Matteo. Iniziamo dal Sassuolo, squadra allenata da De Zerbi. In porta Consigli. Un attimo. Cosa consigli in porta? E cosa ci consigli? Innanzitutto il modulo è 4-2-3-1. Sì, 4-2-3-1. Allora, in porta Consigli, difesa a 4 con Muldur, Marlon, Ferrari e Kyriakopoulos. Centrocampo, i due di centrocampo saranno Burabia e Traoré, Locatelli, Berardi, Caputo e Boga invece in attacco. Perfetto. Come risponde il Lecce? Allora, il Lecce allenato da Liverani, Gabriel in porta, Donati, Lucioni, Paz e Calderoni i difensori, Petriccione, Taxidis, Barak e Shakov saranno i centrocampisti e poi Farias e Babacar in attacco. Perfetto. E allora grazie Matteo per le informazioni, gli ha tornato il telefono perché aveva guardato nel suo telefono. Grazie. E allora Prospero, prima di chiudere, perché sono le 19:22, torniamo un pochettino anche, vabbè, i pronostici comunque non è che l'abbiamo azzeccato poi tanto. Io ho detto 4-1, ci sarà, vince la Juve, anche se oggi non mi aspettavo una partita così, diciamo, bella la Juve. Intanto qua ci stanno riproponendo gli highlights del 6-0 dell'Inter. Comunque, niente, siamo quasi alla fine della nostra trasmissione. Niente, Prospero, pronostico sulla Formula 1 di domani, chi vince? Allora, secondo me, molto, molto sciallo, dicendolo molto così. Secondo me Hamilton, però ci potrebbe essere una bella sorpresa da parte della Ferrari, che anche se parte da settima e decima posizione, Leclerc in partenza può iniziare. Secondo me può, essendo molto strategici riguardo i pit stop e le gomme, se le sanno gestire molto bene. E soprattutto Leclerc è uno che si gestisce le gomme molto bene. Secondo me
una terza posizione di Leclerc ci potrebbe essere. Sono d'accordissimo. Secondo me, prime due. Prime due, Hamilton. Secondo me, Bottas. Vince Bottas. Secondo me, domani vince Bottas. No, no, no. Perché secondo me non è stato un caso che ci sia Bottas in pole, Hamilton dietro. Credo che vogliono sfruttare Bottas per lasciargli la scia. Per la scia. Ma non lo so. Secondo me Bottas si è un po' seccato di fare il secondo, di fare, diciamo... Allora, io pronostico Bottas, Hamilton e Leclerc. E anch'io. Io questo avrei detto, preciso. Bottas, Hamilton. Però secondo me Leclerc... Hamilton è molto forte in Austria. È uno dei grandi premi. Vabbè, Hamilton è forte dappertutto, non è che... Sì, sì, ma in Austria va molto... È uno dei posti dove va meglio. Va bene, anche perché le curve sono un bel po' ed Hamilton è molto forte a gestire le curve. Ricordiamo che la Mercedes di per sé è una macchina che si gestisce molto in curva. Che ha fatto concorrenza a Barbara D'Urso Hamilton, perché è stato anche lui tra i primi VIP ad insegnare come si lavano le mani. Esatto. Questo è importante da ricordare. Al di là ora delle battute, no, perché sembrava abbastanza serio. Il prossimo che non commento, perché no. Dice, non mi potete sminuire. Evitiamo. Però, cioè, facciamo proprio il pronostico, quello bello, perché abbiamo ancora 5 minuti e poi ci ascoltiamo il brano finale dopo i saluti. Chi vincerà lo scudetto e il Gran Premio di Formula, cioè il campionato del mondo di Formula 1? Allora, il mondiale, secondo me, quest'anno ci può regalare sorprese. Verstappen. Max Verstappen, Red Bull. Secondo me, non Verstappen insieme alla Red Bull, secondo me ci può regalare delle grandi sorprese. Quindi dici costruttori, soprattutto la Red Bull. Soprattutto costruttori. Perché sono due piloti, Verstappen e non mi viene il nome, che sono molto bravi. Ed essendoci stato questo stop, magari possono sfruttare il vantaggio della ripresa. Tu dici? Secondo me sì, secondo me. Anche sì. Perché comunque l'Austria mi pare che è la casa della Red Bull. Quindi partono da casa, cioè iniziano in casa. Io ma non lo so. Anche se da ferrarista convinto, credo che comunque Leclerc quest'anno ci potrà regalare delle grandi emozioni. Già l'anno scorso alla fine aveva ingranato bene. Speriamo ingrani subito la marcia. Io ti faccio un pronostico secco. Secondo me sarà un altro anno della Mercedes. Non dico chi tra Hamilton e Bottas, però in questo momento è ancora una macchina da battere. Anche se la Red Bull si è mostrata... Però come ti dicevo, all'infuori delle corse, la Mercedes ha deciso di tagliare drasticamente i fondi. Abbiamo 3 minuti. Si parla di 100 milioni. Che sono davvero soldi vitali per pagare gli ingegneri e tutte le varie cose, quindi credo che questi 100 milioni daranno un po' di corda in più alle altre scuderie. Capito. Matteo? Hamilton e Juve. Hamilton e Juve, per lo scudetto. Scudetto? Scudetto Juve. Così? Sì, metto. Sì. Ah, secondo me sarà una speranza, sì. Ma spero la Juve. Allora vi dico anch'io Juve, speriamo. Ora esco un po' dalla parte sportiva e faccio il tifoso. Speriamo Juventus, però la Lazio quest'anno si è mostrata veramente un degno avversario, nonostante, diciamo, in alcune partite si sia vista un po' anche la differenza tra la società. Sì. Ricordiamo che la Lazio ha vinto all'andata contro la Juve, quindi ora c'è il vedremo. Sì, ha vinto la Lazio. Ah, sì, vedremo. Va bene, sì. Signori, sono le 19:28, io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito su Facebook e su YouTube, ringrazio chi ci ha seguito anche dalle nostre frequenze e dallo streaming su www.radiosu2.it. Io direi che come prima puntata di Bar Sport è andata benissimo, sì. Un debutto fantastico, ci hanno seguito tante persone. Torniamo settimana prossima, lo ricordiamo, la partita che seguiremo insieme giorno 11 luglio alle 17:15 sarà Lazio-Sassuolo, quindi
seconda in classifica. Comunque non stiamo seguendo squadre. E poi ancora, così facciamo anche un po' il palinsesto fino a quando abbiamo gli orari. C'è il 18 luglio, perché il 14, vabbè, settimana, cioè durante infrasettimanale, 18 luglio Verona-Atalanta. Altra bella partita, non da sottovalutare, non da sottovalutare. E allora, signori, io vi ringrazio Prospero, ringrazio Matteo per essere stati grazie come oggi. Forza grazie Ferrari per domani, per quello lo possiamo dire. Non possiamo dire forza Juve, diciamo forza Ferrari, dai. Forza Ferrari, credo che possa unire tutti noi italiani esattamente, appassionati della Formula 1. E anche perché in questi giorni, comunque, anche in questi giorni possono portare bene. Anche se conosco molti italiani che tifano Mercedes, che come sì, sì, vabbè, lasciamo stare. Va bene, vi ringrazio nuovamente per essere stati con me. Ci lasciamo con una canzone di un cantante che a Prospero piace. Un cantante che ha scoperto da poco, l'abbiamo ascoltato anche settimana prossima, ma non è la stessa canzone. Settimana scorsa, sì, settimana prossima, non è la stessa canzone. Noi ci risentiamo invece settimana prossima di nuovo alle 17 con Bar Sport. Ci aggiorniamo con Prospero anche per il programma, perché Prospero tra pochissimo, speriamo presto, farà partire questo nuovo programma che parla di hip hop. Ne parleremo. Spoiler. Questo è proprio spoiler secco. Grazie, Matteo, per il tuo prezioso contributo in fase di telecronaca, perché a me girarmi così non è che mi venga benissimo, quindi grazie, niente, settimana prossima torniamo con Bar Sport. Grazie per averci seguito, buon fine settimana, buon campionato, buona Formula 1, buon weekend di sport dopo il Covid. Ciao. Allora. Ciao. Salutiamo. Questa puntata ciao. È finita, prima puntata di Bar Sport, è stato un piacere. Ci sono anche i Beatles con noi. L'oroscopo. Ovviamente Beatles. Vabbè, dai, dobbiamo Michael. Chiudere. Ciao. Ciao. Fantastico.